Eccoci qui, ben trovati, ringrazio tutti i presenti e tutte le persone che sono collegate nella diretta streaming. Siamo qui a Palazzo Wedekind per la seconda parte pomeridiana del nostro Innovation Cyber Security Summit, in questa importantissima iniziativa che ha visto in questa mattina la presenza di alcune delle più importanti autorità e istituzioni nel portare la voce del GOTA, di tutte quelle agenzie governative, forze dell'ordine, sicurezza pubblica e aziende e imprese in una panoramica di confronto con quello che rappresenta al meglio il tema dell'innovazione e della difesa e della cybersicurezza per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro ecosistema paese. In qualità di presidente dei Giovani Innovatori Italiani siamo lieti del grande successo, sia in termini di partecipazioni che di contenuti che sta avendo questa importantissima manifestazione, giunta appunto alla sua terza edizione. Abbiamo avuto modo di affrontare i dati di quello che è lo stato della cybersicurezza in Italia. Abbiamo avuto la voce diretta dei vertici dell'Agenzia Cyber, del DIS e della Polizia di Stato. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di sentire i vertici del Parlamento europeo, della Commissione europea, delle forze armate con due importanti testimonianze dell'Arma dei Carabinieri e dell'Aeronautica. Ci hanno raggiunto anche con importanti contributi anche il messaggio sia del sottosegretario Mantovano che della Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, appunto, la senatrice Stefania Craxi. E in modo particolare le tante voci del mondo delle imprese che hanno evidenziato appunto quelli che sono i paradigmi e gli orientamenti dell'universo dell'innovazione e della cybersicurezza a sostegno appunto di quello che è il nostro ecosistema e soprattutto anche dei siti critici dello Stato. Per dare il là a questa seconda parte, innanzitutto ovviamente ringrazio tutti i nostri patrocinatori, tutti i nostri partners a supporto. Ovviamente tutte le altre organizzazioni, enti del terzo settore, associazioni che sono qui oggi, che hanno preso parola e che prenderanno parola nel corso della conferenza. E ovviamente un ringraziamento speciale anche a quello che ha reso possibile tutto questo, quindi in modo particolare il nostro team, che poi ovviamente anche per un momento di saluto chiamerò alla conclusione dei lavori, anche per un breve passaggio. Proseguiamo pertanto nell'apertura della sessione pomeridiana dei lavori con il keynote speech e chiedo gentilmente di venire qui sul palco all'avvocato Stefano Mele, partner di Gianni Origoni, Chair of Cyber Security Law Practice e Co-Chair of Privacy Practice. Grazie e prego. Grazie mille, grazie, grazie davvero per l'invito, buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere partecipare all'incontro che Angie ogni anno fa con i giovani innovatori e soprattutto toccare con mano quella che è lo stato della cyber security, mettiamola così, della sicurezza delle informazioni e dei temi che ci appassionano ogni anno in maniera così concreta. Io vi ruberò 10 minuti per condividere con voi due pensieri che sono più un tentativo di stimolare una riflessione politica nel nostro settore che non darvi una ricognizione su quello che si sta facendo in ambito di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, regolamento DORA, direttiva NIS e così via. Ci sarà una bellissima tavola rotonda, peraltro da qui a pochissimo, proprio che approfondirà questo tema, quindi non mi dilungo su questo. Ecco, invece in questo momento sicuramente, come sapete, politicamente c'è un tema molto rilevante, che è quello del ricambio dei consigli di amministrazione delle principali aziende partecipate dello Stato e delle principali aziende che un po' cubano, no, la maggior parte dell'economia italiana. Benissimo, secondo me in questo momento potrebbe essere un ottimo momento quello di riflettere in maniera molto seria se all'interno di questi consigli di amministrazione non sia arrivato il momento di avere un soggetto che ne sappia qualcosa di cyber security. Questo non tanto perché voi mi insegnate all'interno dei consigli di amministrazione di aziende importantissime, qui abbiamo grandissimi rappresentanti di aziende davvero strategiche per la nostra sicurezza nazionale, per l'erogazione dei servizi essenziali e delle funzioni essenziali dei cittadini. Non per ogni rischio c'è bisogno di un soggetto che sieda all'interno dei consigli di amministrazione, questo è ovvio, è una regola generale, quasi semplice. Uno dei rischi è che si incendi un capannone. Non per questo mettiamo il pompiere all'interno dei consigli di amministrazione. Però mi sembra quanto mai urgente, ed è qui la mia prima riflessione, che forse un rischio come quello della cyber security, che ha un impatto operativo sulla capacità della società di erogare una funzione essenziale per gli interessi dello Stato,
che ha un'esigenza di business che può essere bloccata attraverso un attacco ransomware, quindi diciamo un attacco, passatemi il termine, tecnicamente anche tra virgolette abbastanza semplice, almeno per chi si occupa di sicurezza nazionale ne vede sicuramente di più complessi di un attacco ransomware. Ha un danno reputazionale, ha un danno culturale, ha un danno sulla protezione dei dati personali, che è un tema sicuramente collegato a quello della protezione delle informazioni. Quindi è un settore inevitabilmente trasversale, orizzontale diremmo, che tocca varie tipologie di rischio, che è capace di incidere sul business dell'azienda, sulla reputazione, sulla capacità di erogare quello che è il business principale, scusate la ripetizione, del soggetto. Forse sarebbe arrivato il momento che sia il consiglio di amministrazione a indirizzare determinate politiche. Peraltro, se non vorremmo farlo in questo momento, lo faremo tra 3-5 anni, perché negli Stati Uniti d'America la SEC, che è il corrispondente della CONSOB, per chi non sa, di qui a poco emanerà una norma che obbligherà le aziende americane ad avere all'interno dei consigli di amministrazione un soggetto che ne sappia di cyber security. Peraltro vi potranno dire che già in Italia le aziende quotate, l'anno scorso, quando è stato assegnato il rating alle aziende, quindi A, A++, B, no? questi temi, le aziende, le multinazionali americane, una fra tutte Standard & Poor's, ha chiamato i responsabili della cyber security, della security aziendale, e li ha tenuti 1 ora e mezza per chiedere anche i dettagli di quali fossero le competenze, quanto era stato investito in cyber security, come, quali erano i progetti. Quindi si sta muovendo, gli Stati Uniti non sono gli unici, però nei miei 20 anni di esperienza ho capito che se non lo fa già un altro Stato, in Italia non si fa niente, quindi mi tocca dirvi che altri Stati lo hanno già fatto e altri lo stanno per fare, anche in Francia per esempio. E quindi io ritengo che forse questo momento politicamente, che è un momento molto delicato, perché è un momento in cui, come sapete probabilmente oggi, si decideranno i presidenti dei consigli di amministrazione delle aziende più importanti e più strategiche, dopo si andrà a formare l'intero consiglio, ecco forse il membro indipendente dovrebbe, in alcuni casi, soprattutto quelle quotate, si dovrebbe ragionare se sia o meno, se sia necessario o meno che ci sia un soggetto che comprenda queste tematiche, che comprenda lo scenario, che comprenda la dinamica, che comprenda cosa sta succedendo in questo momento. Abbiamo peraltro un conflitto armato che si svolge anche nel cyberspazio, seppure in minima parte, non tanto distante da noi. Quindi ci sono tutta una serie di temi che oggi dovrebbero immediatamente risultare visibili agli occhi dei nostri politici e che io spero siano presi in considerazione in queste ore o nelle prossime, nel momento in cui si andrà a decidere la composizione del board. Vorrei essere anche, diciamo, chiaro sotto questo punto di vista, non un ingegnere, non un avvocato, basterebbe semplicemente qualcuno che comprenda la dinamica, comprenda lo scenario, comprenda i rischi, che sappia indirizzare gli investimenti, che sappia comprendere che in questo momento le competenze sono quello che mancano di più. Le tecnologie ci sono, e questo non c'è dubbio, ci sono grandissimi vendor a livello internazionale che creano prodotti particolarmente efficaci, ma senza persone, senza competenze, senza soggetti che abbiano reali competenze e reali visioni all'interno di questo settore. Io ritengo che ci sia grande difficoltà a non registrare ogni anno l'anno peggiore di sempre per la cyber security in Italia. Stamattina, no, c'è stato anche il Ivano Gabrielli, che è il comandante della Polizia Postale, e ha detto che questo è stato l'anno peggiore di sempre, ma l'anno prossimo vi anticipo che sarà l'anno peggiore di sempre. Cioè, sono 20 anni, no? Sorrido con Alessandro Manfredini e Alessandro Marzi, che sono due cari amici che vedo qui. Ogni anno da 20 anni è l'anno peggiore di sempre. Allora, per cercare di arginare, non per azzerare, perché mi insegnate che il rischio zero non esiste, per cercare di arginare, secondo me, dovremmo cominciare a ragionare politicamente ad alto livello, almeno nelle aziende strategiche. Questo è il primo argomento di riflessione che, insomma, consegno a questa pregiatissima, questa pregiatissima conferenza e a voi che siete molto più esperti di me su questi temi. Un secondo elemento invece più politico, non aziendale, quindi ma più relativo alla pubblica amministrazione. Ritengo che per le stesse ragioni che abbiamo fatto sintetizzato fino a questo momento, si debba ragionare in maniera molto molto seria sulla creazione di un Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Anche qui lo hanno già fatto gli altri, stiamo sereni, così insomma si può pensare che in Italia possiamo farlo anche noi, però
Sotto questo punto di vista noi non siamo gli Stati Uniti d'America, non lo saremo mai, non lo vogliamo nemmeno essere, probabilmente invece però dobbiamo guardare a quello che fanno Francia, Germania, no? Spagna, se un giorno ci svegliamo particolarmente orgogliosi di noi stessi, il Regno Unito, ecco, queste sono le nazioni con cui noi dovremmo confrontarci. E sotto questo punto di vista forse c'è un tema politico di costruzione di una consapevolezza, anzitutto, a livello politico, governativo, del tema della sicurezza a 360 gradi. Quindi mi distacco un secondo esclusivamente dal tema della cyber security, perché creare un Consiglio per la sicurezza nazionale significa creare un organo politico all'interno, almeno nella mia visione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sappia gestire tutti i temi, tutti gli argomenti, tutti i rischi legati alla sicurezza nazionale e li sappia indirizzare anzitutto politicamente. Abbiamo creato l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che è stato un ulteriore punto di partenza importantissimo e che ha catalizzato enormemente l'attenzione politica nel corso degli ultimi 2 anni. Forse è arrivato il momento di salire di livello e andare verso un Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Creato il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che nella mia visione potremmo immaginare differenti configurazioni, potrebbe anche essere semplicemente il CISR, quindi il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, quindi interministeriale, i ministri più importanti che siedono all'interno di questo organo, cambiargli il nome in CISN, Comitato Interministeriale di Sicurezza Nazionale, ma soprattutto creare un organo di staff, una struttura costantemente al servizio del futuro, del probabile Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che lavori quotidianamente sul piano del coordinamento e dell'indirizzamento delle politiche di sicurezza nazionale a 360 gradi con uno staff costante, perché invece il CISR in questo momento si riunisce esclusivamente a un CISR tecnico, quindi gli organi di staff dei ministri supportano il ministro quando siede all'interno del CISR, però è davvero molto molto poco e a mio avviso questo dovrebbe essere uno degli elementi su cui forse il nostro attuale governo potrebbe e dovrebbe ragionare. Questo perché, e davvero concludo, non voglio tenere troppo tempo l'attenzione, anche perché insomma sono curioso anche di sentire gli altri illustri colleghi che parteciperanno successivamente, perché guardate, sono molto convinto di quello che di questi due progetti, semplicemente perché sono molto convinto che oggi parlare di cyber security non sia più esclusivamente parlare di un tema prettamente tecnico informatico, anzi non solo questo. Ovviamente con tutto il rispetto per gli ingegneri, no? Una categoria con cui lavoro quotidianamente e che apprezzo particolarmente, vedo anche Angelo Tofano in prima fila, quindi non mi permetterei mai. Quindi, però è un elemento, è un pezzettino. Oggi parlare di cyber security significa parlare dell'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini, significa parlare del business delle aziende, significa parlare dei posti di lavoro che vengono impoveriti attraverso lo spionaggio informatico, significa parlare della protezione del Made in Italy, eccetera, eccetera, eccetera. In una parola significa parlare di sicurezza e crescita economica, significa parlare di sicurezza nazionale. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo l'Avvocato Mele e chiamo al panel Francesco Capparelli e i suoi relatori per discutere il tema dell'impatto che il DORA ha nel settore banking. Prova. Buonasera a tutti, prendo a prestito le parole di Stefano Mele perché parliamo un po' di realtà importanti dal punto di vista economico. Cyber security non è solo tecnologia, non è solo ingegneria, c'è anche un tema relativo a come alcuni settori particolarmente complessi, come il settore bancario, oggi abbiamo un panel orientato diciamo a quello, sta affrontando il tema del cambiamento normativo.
Un brevissimo accenno, prima di cedere la parola al collega avvocato Nicola Franchetto, partner di CTLC, e poi a tutti i relatori che presenteremo subito dopo. DORA è una normativa fondamentale, ma che nasce da e si sviluppa da un framework normativo ormai consolidato e che ha avuto la luce con il GDPR. Quindi oggi abbiamo la fortuna di avere con noi anche l'autorità garante, quindi abbiamo la possibilità di affrontare alcuni temi che sono a cavallo tra la sicurezza informatica, la sicurezza del trattamento e come questo settore sta affrontando i cambiamenti e come sta affrontando delle sfide che ad oggi potrebbero essere non risolte. Allora cerchiamo di comprendere prima il quadro, lascio la parola all'avvocato Franchetto di CTLC. Grazie. Buongiorno a tutti, mi collego anch'io alle parole del collega Mele e mi collego anche a quello che diceva stamattina il vice direttore di ACN. Non è solo ingegneria, non è solo cybersicurezza. Se io dovessi fare un paragone prendendo gli operatori di mercato, quindi DPO delle banche, su che cosa devi fare quando sei un istituto che tratta dati che non sono considerati sensibili secondo il regolamento, ma sono hanno un'alta aspettativa di riservatezza perché sono dati economici. Chiaramente quasi tutti, lo confermerà anche Stefano probabilmente, gli attacchi hanno sempre un interesse economico dietro. E le banche sono effettivamente uno dei principali target. Allora, se io dovessi fare un esempio, dovendolo spiegare a mia mamma, come lo vedo il GDPR, come lo vedo il DORA, è come se fossero dei piatti di un menù che sei costretto a mangiare. Sono una parte di quelle normative che come banca, come operatore, sei costretto ad affrontare e sei costretto anche a trovare una sorta di dieta, di percorso, di macronutrienti che non ti portino a ingrassare. Che, detta in maniera molto semplice, è facile da dire, ma quando ti trovi operativamente a dover sentire il GDPR, l'interpretazione del GDPR, l'interpretazione dei garanti europei, ma poi ci sono anche Banca Italia, le circolari di Banca Italia, ma poi c'è anche EBA, ma poi c'è anche DORA, ma poi c'è anche eventualmente le dichiarazioni o le nomine o le notifiche che devi fare a BCE se dovessi avere un problema. Se tu devi mettere tutto insieme, è difficile restare a dieta, è difficile restare in linea con quello che effettivamente ti eri detto. Allora, quando io mi trovo a dover fare consulenza, mi trovo volentieri a fare consulenza nei confronti dei operatori, mi trovo anche abbastanza in difficoltà, perché tu come consulente come fai a dire guarda che conosci il GDPR ma c'è un altro piatto del menù che devi mettere dentro tra l'antipasto e il primo per andare a coordinare questo tipo di attività. Se io guardo come Enisa mi ha dato una metodologia di gestione del data breach, se guardo poi la giurisprudenza delle autorità garanti, le autorità di controllo nazionali, se poi guardo come Banca Italia interpreta un determinato rischio, io mi trovo in difficoltà perché queste autorità molto spesso magari non si coordinano tra di loro perché hanno obiettivi diversi, hanno target diversi. Ma quando tu sei operatore di banca devi riuscire a coordinarle queste normative. Allora internamente come progetto nostro personale abbiamo detto ma perché non ci mettiamo proattivamente nei confronti di ABI, nei confronti del garante e andiamo a creare delle linee guida in cui ci sono degli esempi pratici banca su cui si può concordare. Perché se io chiedessi ad ognuno di queste persone quanti breach hanno notificato, ognuno di loro vi darà una risposta diversa, eppure i casi molto spesso sono identici. Questo significa che c'è una metodologia che è stata costruita da ognuno di questi, ma non c'è coordinamento nelle scelte su cosa notificare e cosa notificare. Ed è chiaro, come diceva anche il collega Mele, che se abbiamo delle persone all'interno dei consigli di amministrazione, se abbiamo delle istituzioni che mettono a disposizione anche delle linee guida in grado di poter creare uniformità, anche gli operatori economici si trovano molto più agevolati nel farlo. Perché stamattina il vicepresidente di ACN diceva bisogna essere pronti, ma è difficile essere pronti ed è ancora più difficile quando manca un coordinamento tra più autorità che dicono un qualcosa in più rispetto a quello che conoscevi ieri. Allora, io passo la parola direttamente agli operatori, lo passo a Marco, DPO di ING, che ci spiegherà probabilmente come a livello di governance stanno cercando di coordinare questo tipo di attività. Grazie, faccio anche il microfonista un po'. Per... Buon pomeriggio a tutti, sono Marco Ancora, DPO di ING Italia, ING Bank Italy. Mi riallaccio insomma alle parole di Nicola e prima ancora dell'avvocato Mele. Il fattore umano è ormai determinante e abilitante nei processi di cambiamento.
in tale ottica in ING Bank, ma non solo, in diversi contesti paralleli con cui ci troviamo a cooperare, abbiamo identificato 4 macro ambiti da presidiare e 4 macro aree da governare in maniera propria per garantire un'adeguatezza rispetto ai processi di trattamento. In primo luogo identifichiamo tutta la fase che può essere catalogata come la prevenzione, misure di prevenzione atte a promuovere l'engagement, la responsabilizzazione, quindi piani di formazione, processi, procedure, policy, linee guida che possano essere interoperabili, ma dare una metrica anche uniforme per interpretare casistiche simili in maniera analoga. Non basta, ovviamente, gli strumenti di detection, di monitoring e di identificazione dei rischi che possono poi generare situazioni legate a frodi, phishing, vishing, piuttosto che data breach di diversa natura, anche puramente operativi, senza impatti in termini tecnologici, ma con implicazioni correlate legate all'utilizzo degli strumenti informatici. Quindi strumenti di identificazione e detection, quali i SIEM, i data loss prevention tool, communication surveillance, fraud prevention e via discorrendo. Ovviamente il monitoraggio costante, periodico, tanto degli strumenti di identificazione quanto dei processi e delle procedure è un fattore imprescindibile che per garantire anche quello che mi piace definire il perseguimento di un vantaggio competitivo sostenibile nel medio-lungo periodo diventa determinante per l'organizzazione. Ovviamente tutto questo non serve a nulla. Non basta se non siamo in grado di comprovare quello che facciamo, quindi l'accountability nel gruppo ING, nel mondo bancario e non solo, è un fattore determinante. Quindi il reporting, il fatto di produrre dei deliverable che possano rappresentare un'evidenza in ottica di trasparenza e verso il regolatore, verso i nostri clienti, rappresenta il fattore primario per consolidare il trust verso i nostri clienti e utenti finali, soprattutto a tutela anche di quelli che possiamo definire soggetti spesso maggiormente vulnerabili, quali nel contesto ovviamente aziendale in primo luogo i dipendenti, soggetti che in qualche maniera si trovano coinvolti in processi di trattamento in maniera parzialmente consapevole, ma che devono comunque essere resi edotti su come le attività vengono portate avanti, e fra questi senza ombra di dubbio rientrano i minori che, conferiscono in maniera usuale anche nell'utilizzo dei servizi della società dell'informazione dati a piattaforme di varia natura e ovviamente attività di phishing e di vishing e non solo su questi soggetti promuove ovviamente in qualche maniera le attività di frodatori che sicuramente anche in ottica correlazione con i data breach pongono l'attenzione su come implementare degli strumenti e delle misure adeguate per la loro tutela. Grazie, grazie mille. Allora, piccolo cappello introduttivo per cedere la parola a Davide Panella di Credit Agricole proprio sul tema dei minori. È interessante anche perché nell'alveo di una collaborazione nei progetti europei dei sondaggi abbastanza importanti sull'utilizzo di strumenti informatici hanno fatto emergere un quadro particolare, se vogliamo, cioè quello che è il trust, soprattutto nella generazione Z, cioè nelle future generazioni, nei nostri futuri clienti, nasce soprattutto da una grande consapevolezza del livello di protezione che hanno i dati personali e del livello di cyber security. Allora ci tenevamo a chiedere proprio a un operatore su questo tema come si comporta, come si dovrebbe comportare una grande banca. Innanzitutto buongiorno a tutti. Per me è veramente un piacere essere qui perché è un'iniziativa molto importante. L'avvocato Mele prima diceva, usando anche una figura retorica, cosa significa parlare di cyber security. Significa parlare anche di giovani. Perché? Perché i giovani sono dei grossi trattatori di dati, ma sono anche tanto trattati. E quindi sono esposti a situazioni di pericolo che nella realtà virtuale abbiamo. E parlare di sicurezza è importante, parlare di sicurezza per i nostri giovani lo è altrettanto. Ci preoccupiamo molto della sicurezza stradale e di altri tipi di sicurezza, figuriamoci della sicurezza di questo nuovo mondo che i nostri ragazzi stanno affrontando. Ecco, e qui arrivo al tema. Perché? Perché Credit Agricole Italia si occupa di questo tipo di tematica? Beh, Credit Agricole è una società cooperativa, pochi lo sanno, ma in Francia
è una banca cooperativa. Oggi è presente in 50 paesi, ha 50 milioni di clienti e più di 150.000 collaboratori, però nel DNA c'è questa attenzione al territorio e c'è questa attenzione alle persone. Questa attenzione alle persone ovviamente si moltiplica nei confronti dei soggetti vulnerabili. E i nostri giovani, i nostri ragazzi sono soggetti vulnerabili. Quindi questo è uno dei motivi per cui in Crédit Agricole ci occupiamo di questo. Ma ce n'è un altro, ne parlavo prima con l'autorità, che forse è un falso mito. Cioè quello che i nostri ragazzi siano degli Steve Jobs dello smartphone. Non lo sono probabilmente, o comunque ci dobbiamo mettere la testa per capirlo. Probabilmente mancano le competenze ai nostri ragazzi per usare questi tipi di strumenti che li introducono in una realtà che è sì virtuale ma è vera. E poi c'è un terzo motivo che è normativo. Il nostro regolamento ci richiama a una tutela specifica e rafforzata. E qui mi permetto di fare una parentesi. Io chiamerei un plauso all'autorità per l'impegno che sta mettendo in questi mesi, in queste settimane, in questi anni a 360 gradi per aiutare e difendere i nostri ragazzi. In verità ce n'è un altro di motivo per cui c'è questa attenzione. Sono padre di 3 figli. Uno di 18, uno di 16, uno di 8. Quindi ho i 3 livelli di rischio, diciamo così. Si parlava di attenzione. Cosa significa attenzione in una realtà bancaria che fa business? Okay? È tradizione cooperativa, ma è all'interno, opera all'interno del mondo economico. Come abbiamo provato a declinare in cose concrete, azioni concrete, questa attenzione? Vi racconto 3 che mi auguro possano essere considerate 3 buone prassi, 3 buone azioni. La prima, abbiamo sviluppato una informativa sul trattamento dei dati personali fatta per i ragazzi. Anche i ragazzi possono avere un conto corrente. Abbiamo fatto una versione per i bambini, dagli 11 ai 14 anni. È una versione, diciamo così, per i più grandicelli, fino a 17, viene consegnata nel momento in cui la banca raccoglie il dato ed è fatta con icone, disegni, giochini, cruciverba, cose simpatiche, che viene consegnata in un file di testo ma anche digitale, ovviamente recuperabile attraverso il sito, viene consegnata al giovane nuovo cliente per dare un segnale anche di vicinanza oltre che di attenzione. Cioè siamo consapevoli che la banca sta diventando sempre più digitale, abbiamo un cliente che è già digitale, sarà digitale, le due cose si incontrano e quindi cominciamo a lavorarci subito. La seconda cosa che stiamo facendo sono collaborazioni con realtà importanti del territorio come Save the Children. E lì ci sono delle iniziative, degli eventi vicini a azioni di laboratorio, tema della del cyberbullismo e anche educazione digitale. Attenzione, educazione digitale non significa, e qui rubola, mi perdonerà il dottor Ghiglia, non significa educazione civica digitale, come dice l'autorità prima, che è tutt'altra cosa. Cosa enormemente più importante che va demandata alle istituzioni, scusate, istituzioni politiche e sociali del nostro Paese. La terza cosa che facciamo e che abbiamo fatto, io personalmente come team privacy della banca andiamo a incontrare i ragazzi delle scuole. È una cosa particolare che non ci si aspetta da una banca e che un team di data protection, diciamo così, protezione dei dati personali possa fare. Avevamo platee come questo, ragazzi della quarta e della quinta superiore di licei e istituti tecnici. Abbiamo fatto più di un'esperienza di questo tipo, l'abbiamo fatta anche con i ragazzi dell'università, ma sinceramente la soddisfazione che danno i ragazzi di 17-18 anni è impagabile. Vi racconto un aneddoto, chiudendo il mio intervento. Nell'ultima occasione avevamo circa 250 ragazzi davanti, quindi non poco. Io apro, devi essere simpatico perché altrimenti se ti presenti con la cravatta e
comincia a parlare della norma, questi cosa fanno? Tirano fuori lo smartphone. Allora mi avvicino, entro in platea, mi avvicino un ragazzo e gli dico, c'era anche il proiettore, quindi tutti vedevano, mi dai il tuo smartphone? E lui cosa fa? Me lo dà. Che oggi è come darti portafoglio. Gli dico, me lo sblocchi lo smartphone? E lui in diretta, in streaming, con la telecamera sopra, mi fa il disegno o il codice e me lo sblocca. E gli chiedo, scusa, mi apri la galleria che guardiamo le foto? E lui me la stava aprendo. Siamo partiti così. Abbiamo sviluppato 2 ore con una narrazione ovviamente preparata, presentando cartoni animati, ma parlando anche dei suicidi che ci sono stati, quindi crudo e cotto. Finite le 2 ore, io risalgo sul palco, prendo in mano lo smartphone, lo giro e dico, ragazzi, adesso faccio una foto, tutti voi, alzatevi in piedi, vi inquadro bene, così la mettiamo sui social. Ci fu, tutti in piedi, un urlo generale, ci vuole il consenso. Ecco. Questo è per dire che nello scherzo e nell'aneddoto simpatico che vado a raccontare, a volte ci vuole poco per fare un piccolo passo su un tema enorme, gigantesco, che è quello della sicurezza dei dati dei nostri ragazzi, ma che significa nel mondo di oggi la sicurezza dei nostri ragazzi. Grazie. Ringrazio Davide Panella e parlando di sicurezza, DORA, GDPR, tutto ciò che è anche buonsenso, che dalla normativa e dal framework normativo può evincersi e può desumersi, cosa comportano in termini operativi? In situazioni, ecco, anomale, come può essere quella di dover valutare una violazione dei dati personali piuttosto che un incidente di sicurezza e nell'inserirsi all'interno di framework diversi, a volte se non confliggenti, comunque poco tangenziali. Allora lo chiedo all'Ufficio di Cassa Centrale, Marco Berlanda. Buongiorno. Ma mi aggancio al tema anche del discorso dei minori, in cui tante volte i data breach che avvengono sui minori sono facilmente o diciamo più facilmente qualificabili e quantificabili in termini di danno e di impatto che possono avere. Quello che ci si ritrova tante volte in banca è quello di determinare quali possono essere i danni che può provocare un data breach e quindi le eventuali conseguenze. E mi ricollego a un concetto perché si rifà molto sulla probabilità. C'è nel cigno, non so se l'avete letto, il cigno nero di Taleb, in cui dice che le cose che più hanno avuto impatto sulla nostra vita sono quelle che non ci saremmo mai aspettate. Fa l'esempio l'11 settembre, ma adesso potremmo farlo sul Covid, eccetera, eccetera. Allora, tante volte quando si è in banca ci si trova come di fronte al cigno nero, nel senso che si deve determinare la probabilità che un determinato evento possa comportare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato e quindi vada notificato. E tante volte è difficile definire quel termine probabilistico, come per chi si occupa di cyber security sa la difficoltà di determinare quanto quell'incidente può incidere, poi su avere un impatto, eccetera, eccetera. Allora, l'EDPB ha rilasciato delle linee guida, ha rilasciato anche degli esempi che riguardano la riservatezza, ritorno un po' al discorso dei minori, la violazione, la divulgazione per bullismo, eccetera, eccetera, sui social, di una foto, eccetera, può essere facilmente quantificabile. Diventa difficile però quantificare quale può essere l'impatto su altri soggetti, anche vulnerabili o meno vulnerabili, della clientela bancaria. Tante volte un dilemma che abbiamo noi è quello, ad esempio, della disponibilità. Nelle linee guida sono state fatte molte esemplificazioni che riguardano la riservatezza. Diventa difficile definire invece quando un evento di indisponibilità può essere qualificato come data breach. E faccio degli esempi pratici che sono anche successi. E l'esempio è quello praticamente dove il cliente accede all'in-bank o alla postazione, fa un bonifico, quindi accede ai suoi dati, ma il bonifico non riesce ad arrivare a destinazione perché in qualche modo la procedura va in errore e quindi magari anche solo per quel cliente, perché c'è una particolare condizione, non viene a destinazione
il bonifico. Qua ci si interroga il concetto di indisponibilità, nel senso che leggendo le linee guida il concetto di indisponibilità è quando si interrompe, che ne so, l'energia elettrica, sei sotto i ferri, io non posso accedere ai dati e non riesco ad operarti. In questo caso è più sottile e difficile da quantificare, perché il fatto che io non sia riuscito, sono riuscito ad accedere ai miei dati, sono riuscito a fare il bonifico, ma il bonifico non è arrivato a destinazione, l'effetto giuridico per il cliente si è realizzato. Cioè, io facciamo un esempio banale, devo pagare il riscatto della laurea, se non lo faccio entro quella determinata data, il riscatto della laurea va su per il camino e quindi mi mette in difficoltà e ho un impatto. Ma questo è un data breach di indisponibilità, è questo che ci fa tante volte. E fino a quando io posso dire che l'interruzione può essere, può dare un impatto qualificabile ai fini dell'indisponibilità e quindi del data breach? Allora, noi abbiamo cercato con una metodologia di creare delle situazioni astratte in cui si riesce a inquadrare un evento come data breach di indisponibilità. Non sempre, però, devo ammettere, è facile. Se è più semplice, seguendo le linee guida della 285, le linee guida dell'EBA, in cui ci sono degli standard che dicono, qualora molto precisi, in cui se per volume, per il numero di dati, per tempo di interruzione del servizio, quale servizio, eccetera, sui sistemi di pagamento, eccetera, si devono fare determinate cose, nella definizione di indisponibilità per quanto riguarda il GDPR è molto più complessa e questo ci porta ovviamente a fare lucubrazioni e scuole di pensiero diverse su come si debba fare. Ecco, un lavoro appunto di integrazione tra il GDPR e la 285, tutti i regolamenti europei, anche il DORA fondamentalmente parla di resilienza, quindi di disponibilità dei dati, eccetera, sarebbe ottimale per avere dei parametri guida che ci fanno prevedere con più facilità quale sarà l'impatto di un determinato evento, diciamo di un cigno nero sulla persona fisica. Questo è tutto. Grazie, grazie mille. Se una sintesi si può fare, la sintesi è che DORA, GDPR, normative afferenti e soprattutto il tema della cyber security ha qualcosa in comune. Stefano Mele diceva che dobbiamo occuparci della sicurezza della nazione, nel settore bancario dobbiamo occuparci della sicurezza dei clienti. E quindi è fondamentale che accanto allo sviluppo di un framework normativo si possano avere delle iniziative come quella di far pervenire magari ad ABI o comunque all'autorità delle linee guida che vengano dal settore e mettere insieme a fattor comune quelle che sono le esperienze in funzione di non interpretare in maniera scevra dagli impatti regolamenti, GDPR, DORA, ma calandone nella realtà operativa quotidiana del settore e soprattutto con l'ottica funzionale di proteggere i dati di tutti e soprattutto dei minori. E io lascio la parola a Luca Mirafiori di Copcira per presentarci quella che è il suo progetto. Prego. Buongiorno. Innanzitutto grazie a tutti, è veramente un piacere per noi di Copcira, in primis me, poter partecipare ad un evento così di rilievo. E introduco Copcira dicendo che è una società che opera, diciamo, nell'ambito della cyber intelligence prettamente nei segmenti OSINT. Stamattina abbiamo sentito parlare di human intelligence e signal intelligence. Noi ci occupiamo della cosiddetta OSINT, quindi dell'analisi delle fonti aperte per raccogliere i dati che poi di fatto sono utili ad una fase di detection che porta all'individuazione di minacce a vario titolo. Per fare un parallelismo con quello che è il regolamento DORA, di fatto vengono delineate un po' quelle che sono le linee guide per un'attività, diciamo, di difesa di quello che è il perimetro interno aziendale, ma cosa succede nel perimetro esterno? Se prendiamo un esempio pratico del ghost broking, per esempio, in cui
un'assicurazione, una banca banalmente è oggetto di un attacco a titolo per esempio di domain spoofing o phishing, in quel caso lì di fatto i soggetti violati sono i soggetti esterni alla società, i clienti dell'azienda target. Quindi di fatto noi abbiamo deciso sulla base delle esperienze chiaramente passate, delineare un framework, visto che anche questa parola si è utilizzata molto oggi, un framework operativo che permetta in qualche modo di riuscire ad individuare quelle che sono delle minacce a vario titolo, classificandole e poi andando ad apportare delle azioni mitigatorie. Appunto per andare a contrastare questi fenomeni, e questo l'abbiamo fatto diciamo racchiudendo questo framework operativo in quattro pilastri principali che sono declinabili in detection, analysis, forensics e takedown, dove nella parte di detection andiamo ad individuare quelle che sono effettivamente le minacce a vario titolo in maniera orizzontale e trasversale, attingendo alle fonti web OSINT su clear web, deep web, dark web, per poi passare alla fase di analisi in cui andiamo a cercare di individuare quelli che sono effettivamente i soggetti responsabili di queste violazioni. Laddove non riuscissimo ad arrivare ad un soggetto in violazione di fatto, andiamo a fare un'attività di analisi più approfondita per includere quelli che sono i soggetti copartecipanti a queste violazioni. Nel caso del ghost broking, laddove non riuscissimo ad arrivare per esempio al soggetto intestatario del dominio, andiamo a fare un'attività di escalation sull'hosting provider, sull'eventuale obfuscator o su eventuali CDN che si possono nascondere, appunto, che possono aiutare questo soggetto in violazione a perpetrare il fatto illecito. Chiaramente questa è un'attività che poi viene in qualche modo acquisita attraverso un modulo di acquisizione forense, per cui noi di fatto andiamo a produrre un'evidenza digitale laddove il soggetto identificato potesse avere un patrimonio aggredibile, quindi in questo caso andiamo a produrre un'evidenza probatoria utilizzabile chiaramente in giudizio, e a valle di queste prime tre attività concludiamo con un'attività di takedown che di fatto si traduce in una duplice attività che viene tradotta in una richiesta di delisting ai motori di ricerca. Quindi in primis andiamo a delistare il contenuto in modo tale che eventuali clienti dei soggetti che stiamo tutelando non possano più trovare queste potenziali violazioni, e poi di fatto andiamo ad inviare in maniera automatizzata e massiva una serie di notifiche di rimozione a tutti i soggetti coinvolti. Anche qui chiaramente l'attività è molto orizzontale, nel senso che laddove non ci dovesse rispondere il soggetto in violazione, per esempio tipicamente un esempio calzante potrebbe essere quello appunto che citavo prima, in cui abbiamo questo fenomeno di domain spoofing, l'obiettivo dell'attaccante potrebbe essere quello di andare a frodare il cliente finale oppure ricevere un pagamento su una carta di credito. In quel caso lì noi andremmo a diffidare quello che è il cosiddetto AD provider, in questo modo andiamo a tagliare di fatto la fonte di guadagno di questi soggetti in violazione, e queste azioni mitigatorie collaterali, se così vogliamo chiamarle, sono molto potenti perché permettono di gestire questi fatti illeciti in un tempo veramente ridotto. Nell'arco di un paio di giornate riusciamo a bloccare quello che è il fenomeno. Chiaramente tutta questa tecnologia è tecnologia proprietaria, noi siamo di fatto una software house, siamo molto orgogliosi di essere un'azienda totalmente italiana, e queste attività di escalation vengono replicate in maniera massiva e continuativa su migliaia di casistiche. Quindi di fatto è un prodotto che si presta ad essere applicato in maniera molto orizzontale e molti industry, dalla parte tutela della reputazione aziendale, possiamo arrivare chiaramente alla parte di brand protection, intellectual property protection e così via. Quindi di fatto questo è un po' il nostro modus operandi, crediamo che sia un elemento importante nel dare comunque un'efficacia a quella che è un'attività chiaramente che deve essere portata avanti assieme ai soggetti istituzionali, e su questo insomma vi ringraziamo per lo spazio e per la possibilità di aver espresso anche la nostra opinione. Grazie mille. E a tal proposito
ti consegniamo quindi l'Innovation Cyber Security Award. Complimenti. Grazie, grazie a tutti allora, grazie. Sì, chiamo sul palco il dottor Agostino Ghiglia, che è membro del collegio dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Grazie dottore. Buonasera, buonasera a tutti, grazie ad Angie per l'invito, grazie a voi per l'attenzione che mi dedicherete in questi minuti. Allora, io parto da una provocazione positiva, come chiamare a sé, che è stata fatta prima sul palco dall'avvocato che rappresenta il Crédit Agricole. Se voi provate a pensare per un attimo a un nativo, non è un gioco da presentare ai ragazzi delle scuole superiori, ma è un gioco che faccio a me stesso quando cerco di entrare più profondamente in un tema, in un argomento. Provate a immaginarvi un nativo. Non mi dite cosa vi viene in mente. Il nativo, per quelli della mia generazione, che sono del secolo scorso, aveva un'identificazione fumettistica ben definita e non necessariamente era consapevole per il solo fatto di essere nativo. Il fatto di essere nato in un posto, o nato con un metodo, o nato con una novità, o nato in un'era digitale, non per colpa nostra, non significa necessariamente essere consapevoli e coscienti di ciò che questo significhi. E allora da qui partiamo a parlare anche di ChatGPT, dei chatbot e dell'intelligenza artificiale, oltre che alla fine di cybersicurezza. Vi ringrazio per l'applauso che avete voluto forzatamente regalare al garante, lo riferirò, lo trasmetterò al presidente e ai membri del collegio, ma credo che sia molto meritato. Chi si imbroda si loda, o il contrario, non me lo ricordo più, me lo diceva sempre mia nonna. Ma credo che abbiamo fatto una cosa importante. E la cosa importante è stato cercare, salvo scoprire poi che in Italia siamo diventati tutti esperti di cybersicurezza e di intelligenza artificiale, così come lo siamo di calcio, così come lo siamo di cucina, così come lo siamo anche di protezione dei dati personali. Salvo poi non saper tradurre privacy in protezione dei dati personali, che è molto più importante. Perché io spesso, quando sento parlare di privacy, mi annoio da solo. Dico, no, la terza firma sul modulo, oppure quella, col consenso rafforzato, oppure un'altra crocetta, ho già il polso che si stanca. Quando invece parlo di protezione dei dati personali, penso a qualcosa che è più mio, che forse necessita di essere tutelato un po' di più, di essere garantito un po' meglio, di essere curato e accudito, no? Come se fosse un nativo, che ha sicuramente i polpastrelli più agili dei miei, che riesce sicuramente a maneggiare e a digitare su un tablet in maniera più veloce di quanto io non faccia, ma che non necessariamente sa, capisce, comprende, è cosciente di quello che ci sta dietro. Anch'io potrei raccontare una serie di aneddoti, come quando, andando di fronte a una serie di ragazzi, scuole medie e superiori, avessero condiviso al mondo i loro airdrop, le loro foto, le loro cose. Mi erano arrivate 87 notifiche di foto dove c'era di tutto, mi hanno riempito la memoria del telefono.
Allora, perché abbiamo fatto una cosa importante? Abbiamo fatto una cosa importante non per bloccare il futuro, il progresso, la scienza, l'evoluzione. Tutti in Italia si sono accorti che esistono i chatbot. Voi in questa sala sapete sicuramente da prima di novembre, perché quando parliamo di chatbot CBX parliamo di 4 novembre del 2022, non parliamo 4 di novembre di tanti anni fa, festa delle forze armate, eccetera, 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 Santa Barbara. No, parliamo del 4 di novembre di 5 mesi fa. Adesso hai limitato il trattamento di chatbot GPT? Boh, è finito il mondo. Hai bloccato la tecnologia, il progresso, le sorti magnifiche progressive, la terza scoperta degli Stati Uniti, l'avvento sulla Luna, casomai non ci fossimo ancora andati. Insomma, noi siamo riusciti con un atto, un potere enorme. Mi sono sentito finalmente Thor. A me è sempre piaciuto un po' più Thor che Superman, ma è una questione di latitudine. Io sono piemontese, quindi è ovvio che Thor, Torino, viene da Thor, che vuol dire appunto montagna, eccetera, 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 derivazione. Vabbè, non vorrei disperdermi troppo. Comunque mi sono sentito Thor. Ho detto, caspita, siamo riusciti in quattro a bloccare il progresso mondiale, ma soprattutto il progresso della nazione, e ho appreso che ci sono centinaia di aziende che stanno scappando dall'Italia, preoccupate dall'oscurantismo del garante per la protezione dei dati personali, che ha bloccato il chatbot con cui riuscivamo a fare delle ricerche farlocche su Napoleone, scoprendo che era nato nel 1925, che era stato eletto contro lo Sturzo nel Partito Popolare Italiano. Abbiamo bloccato il progresso. Ho detto, beh, ragazzi, di qui in avanti c'è solo l'universo, possiamo solo emigrare. Perché lo dico in maniera ironica? Lo dico in maniera ironica perché sinceramente sono rimasto più divertito che arrabbiato. Ora, io capisco, quando ad un'impresa stanno dietro 11 miliardi di finanziamenti, e che questa impresa sia in grado di veicolare un pensiero, un mainstream che, guarda caso, tutto assieme in una settimana si coagula e si sintetizza addirittura in una raccolta firme online su charge.org. Siamo a 200 firme in una settimana, non è che proprio, vabbè. E da torinese, in una città purtroppo profondamente in crisi, ero lì che mi sono messo sulla tangenziale per vedere la fuga di tutte queste aziende, di tutti questi cervelli, che però non c'erano il giorno prima, sfortunatamente non c'erano. Ma tornando definitivamente alla serietà e preannunciandovi che oggi prenderemo un ulteriore provvedimento, di cui purtroppo non posso elencare le novità, ma credo che il progresso sia salvo. Credo che la nazione ancora una volta sia riuscita a superare un momento difficile dopo il secondo dopoguerra, che è stato quello della limitazione del trattamento del garante. Prima cosa, ci preoccupiamo dei nativi, tutti, di qualsiasi età. Di qualsiasi età, quelli che sono nati col palmare in mano, ma anche quelli che sono nati con me semplicemente col ciuccio, col bambolotto, con Big Jim o con quello che c'era, macchinine, soldatine e quant'altro. E proprio perché ci preoccupiamo di tutti, ci preoccupiamo del fatto che, pensate voi, su un chatbot che tratta, potremmo fare mille esempi, potrei divagare, su un chatbot i cui algoritmi sono allenati nella maniera tendenziosa dell'Occidente, no? Perché è ovvio, tutti sappiamo che l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, questo tipo di macchine virtuali, sono allenati anche culturalmente secondo due filoni. Uno è un set di informazioni basiche di chi li costruisce, che rispondono un po' alla sua impostazione culturale, e l'altra è un set invece di informazioni che vengono reperite dove? Beh, vengono reperite dalle maggiori fonti di informazione pubbliche. Il fatto che un'informazione sia pubblica rispetto ad una persona, rispetto a uno di voi, qui in platea, non significa che possa essere usabile, e non significa che possa essere usabile senza il suo consenso, e non significa neanche che debba o possa essere mistificabile, neanche col suo consenso. Tant'è che ci sono già una serie di cause in corso, proprio perché Napoleone dice, no, ma io come? Io avevo la mano sotto il corpetto, non sono nato nel 1925 e soprattutto non sono stato eletto nel Partito Popolare, perché io i partiti non li avevo.
no? E allora Napoleone si è offeso e noi siamo intervenuti perché abbiamo anche questi poteri paragnostici, oltre che di dominio, no? della cultura mondiale. E allora cos'è che mancava? Mancava tutto. L'informativa era nascosta in basso con una strisciolina che nemmeno si vedeva, nemmeno si leggeva, e se andavi ad aprirla ti mettevi le mani nei capelli e non ne uscivi più. Non era in lingua, lo so, è una banalità, però non tutti nascono inglesi, ci spiace, ma anche quelli che nascono inglesi, prima di imparare a leggerlo l'inglese ci mettono 3, 5, 6 anni, secondo quanto sono smart in quel caso. No, non c'era. Non c'era alcun tipo di verifica anagrafica o di age verification, zero. Neanche quella di Pornhub. Ai 18 anni sì, guarda tutto. No, neanche quello c'era. E tenuto conto della potenziale pericolosità sociale rispetto a notizie non adeguate all'età dell'accedente, è chiaro che questo è il primo dei, non sono reati, ma è la prima delle illiceità che noi abbiamo stigmatizzato, bloccato e sulla base della quale abbiamo preso un provvedimento di limitazione provvisoria. Terzo elemento fondamentale, la base giuridica. Ma cosa te ne frega della base giuridica? Di fronte al progresso, ma vuoi mica bloccare il progresso per una base giuridica, no? Cioè il progresso è talmente importante che può assassinarci. Perché se domani il progresso mi dice, il chatbot che arriva come viene chiamato anche dal fondatore, peraltro, di OpenAI, che ho avuto la fortuna e l'avventura di conoscere qualche giorno fa durante una call, quando arriviamo alla singolarità, no? Alla macchina che supera l'umano, e la base giuridica secondo me ha una certa importanza. Capire sulla base di quali norme, che fino a oggi sono ancora votate dai parlamenti, credo più consapevoli di un nativo, no? Sulla base di quali norme i dati, questa enorme mole di dati personali e non personali, pubblici o privati, vengono trattati e come questi algoritmi vengono rifocillati, nutriti o allenati. Beh, io credo che sia fondamentalmente importante, soprattutto perché ci troviamo di fronte un po' a un caposcuola. Certo, voi andate sull'App Store o sul Google Store e ne trovate decine e decine e decine. Io personalmente ci ho perso alcune settimane in momenti liberi, faccio altro, di solito facciamo anche altro, e ho trovato qualunque cosa. Cioè, io in un'altra vita ho fatto altri mestieri, diciamo così. Ne ho fatti i primi 26 dell'Apple Store, ho fatto a tappeto, me li sono fatti tutti. Non ce n'era uno che dicesse la stessa cosa dell'altro. E guardate che questa è una cosa potenzialmente devastante, perché non è importantissimo ricordarsi a memoria la data della battaglia di Marengo, ma almeno contestualizzarla in un secolo forse non è così rilevante. Così come quel povero professore della Auckland University, che si è trovato, rispetto ad un'indagine che era stata fatta, a essere indicato fra i 5 docenti statunitensi che più molestavano le studentesse. Non aveva mai avuto né denunce né segnalazioni, si è un pochino risentito, così come si è risentito il sindaco di quella città australiana che è stato accusato di essere un malandrino, un malfattore, un ladro, un rapinatore, perché avevano fatto una ricerca su di lui, quello era uscito, ma lui si trattava di un banale caso di omonimia. Ma voi capite che la base giuridica, il come vengono nutriti gli algoritmi, non importano di fronte al progresso. Ma cosa volete che siano? Bazzecole, quisquiglie, roba da causidici, da azzeccagarbugli, da persone legate al passato, oscurantisti, che in confronto i teutonici medievali erano dei progressisti magnifici e col casco, cioè col casco al posto dell'elmo. Cioè non è importante quello, no?
la base giuridica non è importante. E poi l'informativa, scusate, un po' di protezione anche del mestiere che faccio, fin quando lo faccio e poi vado a concludere. Normativa sulla protezione dei dati non c'era. La normativa sulla la base giuridica rispetto al trattamento dei dati personali non c'era. La possibilità di un decente opt-out non c'era. Cioè non ti spiegavano come uscire dal meccanismo infernale, ma ci rendiamo conto? Cioè io arrivavo lì, non potevo esercitare alcun tipo di diritto, io ero mangiato dalla macchina. Io diventavo quella persona, se non quella cosa che la macchina diceva, senza possibilità di correggerla, senza possibilità di farmi cancellare, senza la possibilità di interloquire. Beh, io credo che se abbiamo bloccato il progresso, per una volta tanto l'abbiamo bloccato bene. Peraltro in buona compagnia. Allora, Elon Musk, personaggio controverso, complesso, uno dei fondatori di OpenAI, tra l'altro. Io non so se abbia chiesto una moratoria di 6 mesi perché ha un gap tecnologico da recuperare, non lo so e non mi interessa. Però ne avesse detta, e ne ha dette sicuramente tante di ottime, perché è un grande imprenditore, ma ne avesse detta anche in questo caso una buona. Io l'ho firmata quella petizione, ma non per fermare il progresso, per dire, visto che l'era digitale, vado a concludere, non è una semplice evoluzione di internet, ma è una nuova scoperta del fuoco. E quando anche la politica comincerà a rendersene conto, sarà opportuno. Ecco, io quando ho pensato che forse in questa era digitale gli strumenti ordinari non bastano, che forse il GDPR anche, è ormai a 8 anni, rischia di essere un po' vecchiotto per le sfide del futuro, ma quando penso soprattutto che il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale è ancora sotto forma di bozza dopo 2 anni, che probabilmente verrà recepito fra 3 anni e nascerà già molto, molto, molto vecchio lui, ecco allora ci siamo anche chiesti, adesso l'abbiamo presa molto più bassa, ma tanto bene, no, ci siamo anche chiesti, ma è giusto che solo le grandi compagnie, indipendentemente da ogni tipo di legge, da ogni tipo di regolamentazione, da ogni tipo di modello, anche eticamente sostenibile, minimamente eticamente sostenibile, siano esse a disegnare il futuro anche della democrazia, perché l'informazione è democrazia, la correttezza, l'esattezza del dato è democrazia, la protezione del dato, la protezione della persona, la protezione del diritto umano è democrazia. È giusto che la democrazia mi venga disegnata da 5 mani, perché quando è nato internet le mani erano tante, era un laboratorio in costruendo ma mondiale. Oggi siamo nelle mani di pochi, se non di pochissimi. Ci sono tante aziende che vanno sotto. Noi non dobbiamo pensare al grande colosso monolitico. Cosa controlla Google? Cosa controlla Meta? Cosa controlla Microsoft a livello di indotto? Ecco, semplicemente, ci sono ancora delle regole. Le regole vanno rispettate, sì o no? Allora io da italiano le regole le voglio rispettare, da italiano, da europeo, da cittadino del mondo, dell'universo, quando ci troveremo anche i marziani, va tutto bene. Io voglio che le regole siano rispettate, così come sono rispettate le regole penali, così come devono essere rispettate le regole civili, così come devono essere rispettate le regole di normale convivenza, io vorrei che venissero anche rispettate le regole sulla protezione della parte più intima, più preziosa che abbiamo, che è il nostro dato personale, che siamo noi stessi. Chiudo, scusate, ho rubato davvero troppo tempo, non vi posso spoilerare nulla, ahimè, speravo di riuscire, infatti mi sono fatto ritardare perché speravo di avere il via libera sul provvedimento. Adesso leggo ancora se per caso mi è arrivato qualcosa. No, non mi è arrivato nulla. Comunque, nel provvedimento noi abbiamo, in questa interlocuzione che abbiamo avuto con il management e gli avvocati di OpenAI, posto tutta una serie di basi che potrebbero anche portare ad uno sblocco del progresso. Però sono basi importanti, importanti campagne informative,
importanti modifiche rispetto all'informazione sui termini delle condizioni d'uso, importanti strumenti di verifica anagrafica, modifica sostanziale di basi giuridiche che non possono essere in questo caso il contratto, ma che devono essere, secondo l'accountability, il consenso o il legittimo interesse, insomma delle robuste condizioni e prescrizioni attraverso le quali, col modesto ruolo che può ricoprire il garante per la italiano per la protezione dei dati personali, si cerca di porre il primo freno ad un uso smodato, inconsapevole, incosciente, tranne che per chi lo fa, ma sono poche mani, no? dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni. Nessuno ha paura del progresso. Progresso, diritti, leggi possono camminare assolutamente in sincrono, affiancati, non sono mai e non devono essere mai contrapposti. Ma non può essere neanche vero l'opposto, che a fronte del progresso io sacrifico tutto, compreso me stesso. Abbiamo un problema con il microfono. Prova, eccoci qua. Buon pomeriggio a, insomma, alle persone che sono talmente, insomma, capaci di resistere ancora dopo una lunga giornata di lavori. Il seguente panel durerà 25 minuti. Discuteremo il tema delle polizze assicurative tema caldissimo, appunto, polizze cyber, quelle che sono il trend, le sfide, le opportunità correlate. From now on I will switch in English because we have two international speakers, and I would like to thank them for joining us today, for being with us. It's a very, very honor to have you here and to discuss about this important topic. I would start from a question. There are like a lot of companies here. Could you raise your hand and if you have insurance policy? Well, at least one. Yeah, exactly. That's the point. That's the point. I would like to introduce the guest. We have Ilaria Salvato, International Underwriting Manager at Beazley, one of the biggest insurance company worldwide, and Daniel Casper, CEO of QualiRisk Cyber Insurance Center. On the behalf of Angie, as I said before, thank you so much for being here with us. I've just prepared some slide just to give to the audience a little bit of background about the topic. In the first part of the slide, we can see like the difference between the fintech and the insurtech in the market size. This is a big difference because, as you can see, taking the same time frame, there's a big difference in terms of the value and the market size. The main, let's say, limits that have characterized or maybe that explained this difference is the implementation of technology that in the fintech took place about 10 years ago, and other regulatory gaps. Those things explain why insurtech is way behind the fintech industry. What we've seen in the past couple of years, there was an acceleration after COVID, and in Italy in particular, from a regulatory point of view, there was some experimental called the sandbox of IVAS that have recently been launched. Cyber risk from an insurance point of view,
it can be divided in two things. It's an operational risk on one side, but it's also a business opportunity for the nature of the industry itself. And on the bottom of the slide, you can see what is a cyber insurance in terms of is important for an organization to mitigate the damage from cyber incident. And on the chart, we see like how it will exponentially grow in the next few years. This is a slide from the Global Cybersecurity Outlook 2023, and the data here shown that the 52% of small organizations have cyber insurance, and compared with the 84% of larger organizations, which is exactly the picture of the Italian economy. On the right side of the graphs, we can see like the number of employees, and the dark blue color is basically the companies that do not have an insurance company, and it's about the 37% for company with less than 250 employees, and 46% for company with employees from 251 and 1,000. Then there's like the last focus on Italian, on the Italian market, which reflects exactly what data shows, the previous data showed globally. In the first semester of 2022, there was a huge number, maybe the highest one ever registered, of cyber attack occurred, and a recent study shows that the 80% of SMEs that we call PMI are with an annual turnover within those limits are the main target for of cyber criminal, and most of them are not insured. In the last chart, we see data from a report of Banca d'Italia, which also shows that those companies are the less insured in Italy. Having said that, and having given a little bit of background about the topic, I would like to start with a question, and I would like to ask Ilaria, what's the status of the market, and especially after COVID, as we said before, and considering also the steadily increase of cyber attack, driven mainly but not only from ransom. We said it like, you know, this morning there was Gianni Amato from Magid that said a positively made a difference about ransomware. So can you tell us a little bit about this? Thank you. Well, first of all, thank you, Peter, for having me, and you know, to let me be a speaker at this extremely interesting summit on cyber insurance, on cyber and cyber insurance as well. So I had actually prepared and done my homework, but to be honest, your slides, they provide just like, you know, so many interesting points of discussion that I'll just try to make it much more, I don't know, kind of like discussing, yeah, and interactive, like among all of us, so that, you know, at the end of the day, cyber insurance, so I'm pretty sure that is not really interesting, okay? So, yeah, as you said, the status of the market right now, I mean, we all know, or at least I think the people that have raised their hands before and said that they have the cyber policy, and they probably had to go through an extremely cumbersome, probably, like, you know, process of underwriting in the last couple of years. For sure, cyber insurance and the cyber insurance market has gone through what is called in insurance terms a period of hard market. I wouldn't really call it a period of hard market, which means, by the way, that the increase of requests of cyber insurance is going up and the decrease of capacity of cyber insurance is going down, obviously causing a kind of a havoc in the entire system. So
That means ultimately for clients raising in premium, okay? So we have all been seeing in the last couple of years, definitely COVID has accelerated the process of like getting into a hard market because company had to move overnight from like, you know, working completely on-prem and moving into like, you know, remote working, which means the vast majority of them were just not cybersecurity ready to do so. That is obviously coupled with increase of frequency and severity of cyber attacks, not only ransomware, but mainly ransomware, and especially double exfiltration, double ransomware, which means the company had seen their infrastructure not only encrypted, but also like their data exfiltrated and published on the dark web, meaning that the cyber policy was going to be triggered under two different sections. So section one, which is like, you know, what basically provides cover for a business interruption, and section two, or like, you know, third party liability coverage, which is the coverage for data being exposed inadvertently on the dark web. So having said that, like all these factors and criteria all together, they definitely created a period of hard market. So companies weren't able to buy and find cyber insurance at all. Vast majority of like SME, as you've said, vast majority of SME, Italian SME, are not insured yet. And probably if they had been trying in the last couple of years, they probably would have never found like, you know, an insurance company able to give them a policy just because they didn't, they were insurance ready. They didn't have the very basic minimum requirements in terms of cybersecurity that insurance company had to ask just to be sure that cyber was priced regularly. I mean, I'm not a massive fan of, like, I don't know what you believe, Daniel, but I'm not a massive fan of like hard market as a term. So I think that the insurance market went through what is called probably a correction. Like, you know, it was much more a corrective, like cyber policy were being sold after, you know, the 2016, so the advent of GDPR, mainly as like data breach liability policy, which in an environment like Europe, where you don't really have class action, for example, like the US, is probably not the massive exposure that you have. But since the advent of like ransomware and the fact that the cyber policy have started to be triggered under the business interruption, I think that the market had to go through what is called the period of correction. Just to give you like, you know, some numbers. For example, in 2021, in the US, the average cost annually of a cyber attack, like a ransomware, was around $1 billion, $1.3 billion, and in 2022, went up to $9 billion. Okay, so that definitely had to be kind of like shaped to some extent in the way policy were priced and in the way, like, you know, cyber insurance was being sold to clients. I do get, and I personally believe that cyber insurance can actually help, especially SME. So I'm not talking like, you know, putting aside large enterprise, critical infrastructure, so companies that they have like, you know, budget allocated for cybersecurity, and they have like, you know, a particular, I would say like operation, like completely dedicated to cybersecurity. We all know probably in this room that softwares and especially like, operation technology were not built having security in mind, okay? So these kind of like, you know, tools, for example, SCADA, industrial control system, were not built having security in mind, where, you know, basically they didn't really have to be exposed to the internet, okay? So obviously that is kind of like open an entire new scenario for attacks, and like possibility of being attacked by hackers, which obviously are criminal organization and they're there just to get the money. So everything just to say, to sum up, and saying that cyber insurance and cyber insurance company can actually help SME, so as I've said, maybe not large enterprise, but can actually help SME in understanding their exposure, like, you know, in helping them to get the cyber maturity level that is gonna help them and get the cyber insurance. Like nowadays, I think that probably nobody can have access to the cyber insurance market unless they have MFA implemented. Like until a couple of years ago, nobody even didn't know about MFA or like multi-factor authentication for remote access. Or I don't know, sometimes I remember like getting a proposal form of companies not having MFA implemented for privileged user, which nowadays is just like, oh, come on, really? You shouldn't be doing that. But
you know, the cyber insurance market and the cyber insurance company can definitely help by leveraging. At Beazley, as you said, we are like probably among the top three insurance company in cyber, so we have a huge expertise also in the US, especially in the US and not only in Europe. And we have been handling thousands of incidents. We know exactly which are the main entry point for hackers. So we can help cyber, we can help SME company in trying to understand their cybersecurity, how to get insurance ready, and also how to get better terms in terms of pricing. Because as you said, like, you know, these SME companies, they can, cannot probably afford a policy that is going to cost them thousands. So I really believe that the market is kind of went through a period of hardening, or as I've said, correction, and now right now is stabilizing and can be used, and cyber insurance should be seen, and cyber insurance company should be seen as, like, you know, a way of getting the stepping up in terms of like cyber maturity and cyber insurance in general. Thank you so much. You touched two points that I would like to discuss with Daniel and pass the floor to him. Ilaria said basically that the type of risk is constantly evolving. So how can you basically, how can company deal with that, and how can they get become better at evaluating their cybersecurity posture in a better way? Hello guys, thank you so much for being here. It's a great honor as well. I'm sorry that I cannot connect to what has been previously said here since I don't speak Italian, but it's a great honor. So yeah, on the subject matter, you're absolutely right. I think I heard cyber risk quantification from you in your panel. So yeah, this is also the trend basically in the insurance industry, is obviously the most organic incentivized to get, you know, as good as a read on the, for example, annual damage distribution of a given company. So on the one hand, especially from a public policy angle, the cyber insurance sector, or cyber insurance as a vehicle and also as a procurement strategy for cybersecurity services, is already very meaningful. We have about 10 billion in global cyber insurance premiums, and we know that the loss ratio, which is basically the money that goes out to damages, is basically 55% to 60%. So there's already $6 billion being spent by cyber insurance companies or brokers or whoever exactly the entity is in procurement of mainly cybersecurity, incident response, but also lawyers and so on. So that's, I'm also an economist, maybe you have already picked up on this one. So just from a framework standpoint, there's huge incentives and a huge opportunity for a public policymaker to leverage cyber insurance to, on the one hand, as Ilaria said, increase the minimum security to get the policy in the first place, but then also specifically in the case of an incident, if you can imagine, especially in the small and medium sector, you have a company of 30 employees, they're doing manufacturing or something. I mean, you know how these companies are, right? In normal type of operations, they don't even know how to use their email, and you have a new person joining the company, they need 2 months before they have privileges for everything, and then you actually have a ransomware attack. So there's definitely a huge welfare gain. So, and this also leads me to the quantification itself. The way the insurance industry has started cyber is basically how it approaches every new risk and new peril. You start with very small coverages in terms of limit. So, you know, currently you can get like 10 million or 20 million basically. But when it started in 25 or 26, for example, the limits were like 500K. And at the same time, you have like the deductibles and some other financial ways how an insurance company can, on the one hand, essentially gain knowledge from a thing they don't know itself. They see the potential, but yeah, they don't know it either. So while this is a non-saying answer so far, we must be very clear. The underlying domain that we're working here, cyber risk quantification, extreme uncertainty, extreme sensitivities, we have so little data, it's so easy to go wrong and be sure that you're wrong. So there's a lot of treacherous waters for sure. So how do we do this? We have to be extremely careful. So it's very use case dependent. Your question is like the ideological, hey, we're like 10 professors and have like 100 students, how do we actually find this out? In a normal commercial setting, depending on the jurisdiction as well, but for example in the US you have a great filing system where you can get for 30 states all their cyber insurance policies, for example, and this way you could, for example, get a read on the market. Okay, but now to actually give it a shot to answer the question, how do we learn about this? On the one hand, data, for sure, but on the other hand, it's a lot of
still expert scenarios, especially for the higher layers of the risk transfer. For a small company with a policy that pays out $1 million or so, if this triggers, obviously it's good for the company, bad for the primary insurer, but if you have a reinsurance company behind that, that essentially supports thousands of primary insurance policies, and you have one accumulation scenario, so for example, a CVE, a common vulnerability exploit that leads to a zero-day exploit in Windows or Linux or anything that's even remotely used, and at this point, you have like a huge scenario. And this is one that, where it's also super interesting to see the divergence of incentivations within the insurance ecosystem. So the primary insurer then having reinsurance, they have business relations and so on, but they're quite indifferent actually for these scenarios. But the reinsurers, they're extremely worried about this, and they have been worried for a long time. They almost went paranoid in 2019 and 2020 when COVID came. And out of this paranoia as well was born like a huge sense of, let's be careful here, let's not offer too much. And in insurance, you also have the topic of reserving. So basically, you have a policy of $1 million. How much of my risk capital, regulatory-wise and so on, do I have to keep against that? And in some cases, the insurers, also because they were testing out and are doing business development, they just took the policy limit. So they took in like 1,000 euro, for example, in premium. The policy paid out more than 500K, and they still reserved 500K for this, for example. Completely crazy type of situations, but they see the long term here. So on the one hand, what insurance itself can do in terms of the unique aspect it has, on the one hand, is the huge incentivation and still the access to data. And on the other hand, certainly is to work closely with cybersecurity and experts to especially figure out cloud outage scenarios, like really, you know, type of cyber catastrophes that could, and yeah, from a regulatory standpoint, already are impacting what exactly the insurers and reinsurers, for example, at Lloyds, can put in their portfolios. Thank you so much. Thank you so much, Daniel. You touched the point of like skills shortage and gap, and that's one of the main problem that characterized the industry itself. I would like to ask Ilaria, what's the future line on one side, and how the change of the claim scenario has impacted the let's say the creation of products that are tailored for companies? No, yeah, I mean, this is a great question, obviously. What lies in the future? I don't know. I'm not really sure what's ahead of us. Let's say in the near future, yeah, like tomorrow. like in tomorrow, maybe, or like tonight, I can tell you. But, it's a great question, okay? And I could get what the other panelists said, because obviously I'm Italian, as you have all realized. So they actually touched, like, you know, several points, and especially the points you now recently touched, Daniel, about systemic risk. So there was one of the panelists who mentioned the special operation, or whatever you want to call it, between like Russia and Ukraine. So what we have seen, for example, that was like has been an extremely interesting moment, because what we have seen, obviously, as cyber insurance, okay, as you know, working in a cyber insurance company, I know that we are always being seen by the clients as like, come on, the insurer are coming, they ask thousands of questions, they don't understand our, like, you know, cybersecurity posture, what do they know? But the reality is that we work extremely closely, especially when you have a book of like over 3 billion globally of premium. You work extremely closely with cyber threat intelligence companies, with like, you know, national organization, because you need to be very well aware, and you need to know very well in advance what is going to happen, because you need to protect yourself and you need to protect your portfolio. And at the end, it's something that is basically going to be meaning also protecting the economy in general, okay? Because the point is that the private insurance market, if it's going to collapse, it's just going to collapse. And like, you know, it will have to be the government stepping in, like what has happened, for example, after the cyber attack of like the 9/11, that the US, they had to create this like public pool for covering terroristic attack, because no one in the cyber insurance private market wanted to cover this kind of risk, because they were just uninsurable. So
The way insurance works is pretty simple, okay? So you need to attract capital in the market in order to get capacity, in order to provide policy. Simple as that. And the only way to attract capital in the market is to make sure that the private market is actually extremely comfortable in your underwriting action and in the way you have proven and you show them that you are able to monitor aggregation, systemic risk, catastrophic event, and nothing more than like systemic risk and aggregation in cyber. There's nothing much more important than this. So, I mean, probably I've just like sidelined a bit, but what I wanted to say is that after the, immediately before Russia declared the special operation towards Ukraine, what we have seen in the couple of days before, and we also had a couple of claims on this situation, is that there was a massive attack on the satellite, okay? So obviously what the Russian hackers, or like the troop that were being used by Putin, what they wanted to do was obviously like, you know, create this kind of scenario where the Ukraine couldn't get any access to the internet and couldn't get like, you know, any possibility of basically reaching out maybe for help. So what we are seeing right now, like for example at Beasley, we work a lot on something which is called realistic disaster scenarios. So what you do is that you test your portfolio towards like catastrophic event to understand how much of that losses you're going to be able to take in and to handle before obviously going busted. So we have realized that obviously cyber pose a great risk in terms of catastrophic event and systemic risk. And for us, you know, in one of our realistic disaster scenario, we have established basically that the main issue is the cloud outage. So we have established that within Beasley, like the cloud outage for a period of like over 72 hours with reference to four particular named cloud provider, which are the ones that are being used like globally. So Amazon Web Server or like IBM, IBM, Azure or Google. So this outage for a prolonged period of 72 hours, we have come up with obviously the help of external companies, threat intelligence company, modeling company. We have realized that this kind of like event is something that we won't be able to bear. So we had to add a sub limit on the aggregate limit for this specific event. And to be honest, this is something that the government, the state, the economy in general should be really worried about, because the an outage of 72 hours of Amazon Web Service, considering the amount of companies that are realizing relying on the cloud, and they are basically like nowadays there are companies that they have their own the entire infrastructure is on the cloud. There is nothing more on prem. So this is something that the government should be really like thinking about and stepping in, and so going back to all whatever was said, everything that was said before about regulation, about having like, you know, people in the board of directors responsible for cybersecurity. The world is like extremely hyper-connected and there's no way back. So this is something that needs to be addressed at much more higher level, and definitely insurance company with their knowledge can help in doing that. Yeah, it was just a second. It was crazy how in the past 8 years that the risk has skyrocketed the list of the top risk. It was it used to be like after the 10th. Now it's like after climate change or with climate change is up there to the ranking. Daniel, from an economical perspective, from an economical point of view, I would like to ask you if the growth that and the estimation of growth of the market, it's suitable, it will happen, or not, even considering the last statement of one of the biggest CEO of an insurance company that I'm not going to mention, but that basically said that cyber risk, it will turn to be not insurable. I think he backpedaled already, like half a day afterwards. So. Never had a discussion with his own underwriters, by the way. It's management, so you know, it's a corporate world. There's huge potential to use it to help, essentially. Yeah. Sorry, I had a long day. Could you repeat the question? I just was wondering if, like, the growth to 30 billion, it can be like, yeah.
it's real or it's not a real estimation, that's it. So we have to be clear that through the escalation of damages, if you take 10 billion, it can be that the average price of a policy, for example, increased from 500 euro to 1,000 euro. So it can be just the premiums increasing, or it could be the number of people or the uptake of insurance increasing. And certainly through the escalation of damages, if you want to call it, through COVID or briefly before that and through it, a lot of the premium growth in the last 2 to 3 years, I would attribute mostly to adjustment of rates and premium rather than, hey, everybody is now taking this up and we're building like a market. So on the one hand, we have to be careful in interpreting the last 3 years of data. There's certainly a drift, essentially an inflation also happening there. Because just the damages are going up. Again, whatever if the policy in 2015 cost you, let's say, 1,000 euro, it probably costs you like, you know, 2.5k even or something like this nowadays. So on the one hand, because it's like a turnover number, some of this growth is certainly attributed to just the underlying risk being worse. But the general trajectory for sure is there. So I think the first cyber insurance policy was born in the early 2000s. There was like a Privacy Act in California. It was also like third-party liability, essentially against data breaches and so on. And only the current cyber insurance policy, as we know it, with like first-party and so on, only came into being like in the early 2010s, for example. And certainly, if you look at the last decade, there's a huge growth in this thing. The average aggregated growth rate is like 30% or 25% or something like this, which is completely unheard of in insurance, certainly for the last 30 years or something. So yeah, if we can get the accumulation topics and these other topics under control, because probably the biggest roadblock still is reinsurance or higher limit capacity currently. So the primary insurers want to definitely write more, but they don't get enough coverage or the right policy terms there. So it's really the reinsurers, the big ones, there's a lot of concentration also there, that are actually setting the market, certainly for the last 3 years through COVID. And they want steady growth, of course. They're business people, they want to make money and so on. But again, more important is not to go broke if something really bad happens. So this is essentially that's also, as I mentioned, gets interesting when the insurance company, for example, has slightly different incentivations as the reinsurance company. And they, and we should also mention that Beazley also tapped into capital markets this year for the first time. For basically since cyber insurance existed, there was talk about so-called cyber bonds. Essentially a substitute or an addition for reinsurance, but directly from the capital market instead of reinsurers. And for 10 years, everybody was talking about it. The guy who said cyber might be uninsurable was also talking about it 6 years ago, by the way. Something happened in between. So certainly the trajectory is going up, but we need to be a little bit careful with the numbers. But again, this thing is certainly a good business still for everybody involved in the ecosystem, generally speaking. It certainly is a net welfare potential increaser from a public policy standpoint, and it tackles, at least indirectly, the huge deficiencies in cybersecurity and data privacy and all this, you know, normal type of stuff that everybody in the industry knows. But as we know, in the enterprises, specifically in small and medium, it's just not there. So addressing all these topics at the same time, I think cyber insurance certainly will increase even further. Thank you so much. So let's stay positive and get insured. All right, thank you so much, guys, for being here with us. E passo la parola a Sebastiano Militti, che introdurrà il panel sui CISO. Grazie. Grazie Pietro, e grazie a tutti i reduci di questa lunga giornata e ringrazio i gentili ospiti che hanno comunque accettato di essere qui presenti e portare il loro contributo alla community di Cyber Security. In questo panel parliamo di un ruolo fondamentale all'interno delle aziende, un ruolo che molte volte è polifunzionale, un ruolo che deve parlare sia con il board, deve parlare con i C-level, ma deve anche parlare con i tecnici, un ruolo che
opera di giorno e purtroppo alcune volte anche di notte durante incidenti informatici. E questo è il ruolo del CISO. Abbiamo qui con noi Massimo Ravenna, CISO di Acea, Alessandro Marzi, CISO di A2A, Nicola Ivana Diomede, direttore del Dipartimento di Cyber Security di Roma Capitale, Andrea Jacopini, che è CISO di Merme Group, e Fabio Golini, e CEO di Truscreen. Lascio comunque ai nostri ospiti la parola di raccontare qual è il loro ruolo all'interno delle infrastrutture critiche, infrastrutture sensibili, e come questa responsabilità e questa importante modalità di operare con tanti stakeholder differenti porti alla cyber security un contributo importante all'interno delle aziende. Grazie. Ok, allora grazie mille per l'occasione, per questo invito. E come anticipato Sebastiano, sono il CISO del gruppo Acea, brand insomma tipicamente romano per fama, ma con una capillarità da un punto di vista operativo che va ben oltre Roma. Operiamo sul mondo idrico sostanzialmente avendo circa il 22% della quota di mercato nazionale. Immaginate più o meno l'80% dell'idrico del centro Italia, in una fascia che va da Siena a Napoli, è di fatto gestito dal gruppo Acea, e tutta la gestione dell'infrastruttura elettrica di Roma, che ha una complessità chiaramente simile a una piccola nazione. E, la cyber security quindi in un gruppo del genere di fatto abbraccia un po' tutto quello che da un punto di vista tecnologico è quello che chiamiamo digital continuum, no? Quindi dall'IT puro all'IT più legato all'erogazione dei servizi essenziali fino al mondo OT per eccellenza, e quindi di fatto le tecnologie che sono all'interno delle strutture operative, all'interno delle infrastrutture idriche ed energetiche di campo. Da un punto di vista di competenze, questo diciamo esclusivamente dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista di competenze vuol dire riuscire a portare la materia della cyber security, che ha una trasversalità significativa, in processi aziendali e dinamiche aziendali che sono sicuramente altrettanto complesse. CISO, vedo qui Alessandro Manfredini e con cui insomma spesso è capitato di parlarne, CISO ha una C davanti, che è Chief, che espone, che dà tante volte chiaramente uno strumento importante, perché vuol dire porsi a un certo livello all'interno dell'organizzazione aziendale, però pone anche la sfida di riuscire a parlare di cyber e portare la cyber security a un livello sostanzialmente da chief, o comunque quindi a livello executive. Vuol dire in parte spogliarsi della natura più tecnica, cercare di comprendere quali sono i processi che sono alla base della propria azienda, processi di business, processi politici, processi magari legati o dinamiche legate a realtà estremamente magari locali o nazionali, e comprendere quale può essere il valore della cyber security in questo senso. Quindi sostanzialmente, per come la vivo io, la sto vivendo io, il CISO ha diversi cappelli. Alle volte ovviamente se ha una struttura tecnica, come ad esempio mi capita di avere in Acea, ovviamente deve rispondere a una guida di operations pura, quindi gestire delle operazioni di sicurezza con tutte le sfide che ci sono. Dall'altra, nel parlare con il board e a livello executive, deve spogliarsi completamente delle vesti puramente operative per ragionare a un altro livello. Sentivo prima parlare su i temi assicurativi. È l'esempio di un ambito in cui il mondo cyber operations, quindi l'aspetto più puramente tecnico, deve essere un po' messo da parte per rappresentare l'esigenza a livello executive e portare altri driver che possono essere ovviamente che servono per rappresentare il rischio aziendale,
ma che non per forza devono tenere conto di elementi puramente tecnologici. Perché prendiamo ad esempio il mondo dell'idrico, io paradossalmente posso avere una minore esposizione al rischio cyber su tutta l'infrastruttura idrica, perché tutti i miei piani di contingenza, il mondo sostanzialmente business continuity e disaster recovery, è garantito dal fatto che c'è un'infrastruttura estremamente legacy, non voglio dire il termine vecchio, però legacy fa un po' più figo, però avere la garanzia di poter gestire una continuità idrica attraverso delle operazioni meccaniche o manuali nel momento in cui la mia rete di telecontrollo e telegestione è stata completamente compromessa, mi dà un'esposizione al rischio che è completamente diversa rispetto al mondo elettrico, dove invece ho tutto il ciclo dell'energia che è sostanzialmente ormai gestito su rete IT. Quindi riuscire a trasformare queste valutazioni, che certamente nascono dal campo, in informazioni a livello executive e comprensibili in termini di investimento, esposizione da un punto di vista di, diciamo, pubblica comunicazione, rapporti politici sul territorio o, e di conseguenza rapporti politici, essendo chiaramente nel caso di Acea, ma ovviamente anche nelle altre realtà grandi che gestiscono che hanno concessioni di infrastrutture pubbliche, di servizi, scusate, essenziali, sono delle componenti che inevitabilmente, se c'è l'aspirazione, cioè di agire come CISO, sono delle sfide che devono essere assolutamente, assolutamente colte. Altrimenti c'è chiaramente un'altra interpretazione del ruolo. Chiudo dicendo, tutto questo rappresenta anche, se vogliamo, una sfida per l'azienda, ovvero nel caso della gestione di, diciamo, problemi, qualcuno potrebbe aver sentito di un problema qualche mese fa ad Acea, chiaramente la maturità di un'azienda che ha portato la cyber security a svolgere un ruolo centrale può essere una grande opportunità, ma anche un collo di bottiglia, può essere quel single point of failure per cui aziende magari più mature che hanno che sono riuscite a diversificare le competenze del rischio del governo del rischio cyber fuori dalla cyber security, il governo delle cyber operations fuori dall'ambito cyber security, e quindi una diversificazione di competenze consente in determinati momenti certamente di essere un po' più lenti, ma di avere una concertazione, una visione, diciamo anche permeare i processi aziendali in modo più completo. È un po' il doubt des. Un CISO forte, con un accentramento di competenze, garantisce elevati tempi di risposta, però anche rischia di essere il collo di bottiglia. Direi. Grazie Massimo. Buongiorno a tutti. Massimo, mi hai già spoilerato un po' di roba. No, A2A come Acea gestisce un'eterogeneità di business. Noi gestiamo dagli aspetti ambientali alla generazione dell'energia e al trasporto dell'energia. Mi aggancio un po' all'ultima tua osservazione, Massimo, sull'importanza che assume questo ruolo in un business, anzi, no, non lo chiamerei business, lo chiamerei più in un'erogazione di servizi verso i nostri utenti finali, che tutto sommato siamo noi stessi, sono servizi verso la collettività. Perché noi alla fine non solo proteggiamo l'azienda, sì, però abbiamo anche un ruolo nel proteggere la vita quotidiana, no? dei nostri clienti che ci riguarda direttamente. Ecco, il trade union, nello spiegare aspetti che possono essere anche profondamente tecnici e di difficile comprensione verso i decision maker aziendali, è un po' l'obiettivo, il fulcro della nostra attività. Noi in A2A abbiamo fatto un percorso, che è un percorso di maturità, che ha visto proprio l'uscita della struttura che si occupa dei rischi cyber dall'IT e si è collocata in un'area che ha come obiettivo proprio quello di gestire la sicurezza tutto tondo dell'azienda.
In questo contesto abbiamo cercato di avere come punto di riferimento l'autonomia non solo funzionale, ma anche decisionale. Su cosa? Sulla gestione del rischio, la quantificazione, l'indicazione poi delle modalità con cui gestire i rischi cyber e nello spiegare, nel poterlo rappresentare. Come dicevo prima, il nostro business è estremamente eterogeneo, abbiamo diversissime aree di business, ognuna con le sue peculiarità, con i suoi linguaggi. E in questo raccordo, in questa visione omnicomprensiva del rischio e nel raccontarlo, ma anche nel raffrontarlo, che noi ci inseriamo con la struttura che si occupa della cyber defense. In questo senso non solo ci occupiamo delle policy, che poi vanno declinate chiaramente nelle varie verticalità, ma ci occupiamo anche delle tecnologie, ma anche di altri aspetti, pensiamo all'awareness. Quindi andando a completare un po' questa figura, che sembra un po' una figura sempre più mitologica, che tiene conto, tiene sotto il suo cappello, sotto il suo ombrello, una diversità di aspetti, ecco, cerchiamo di coprire da un punto di vista sia di requisitazione, ma poi anche di comprensione del contesto con la formazione all'implementazione, tutte le sfaccettature della cyber security. Ecco, la struttura deciso non è solamente però un tema di carta, non scriviamo solamente requisiti, documenti, non siamo autoreferenziali in questo senso. Il secondo pillar che andiamo a esercitare è quello del controllo. Noi siamo una funzione di controllo di secondo livello. Cosa significa? Significa che mentre i requisiti che diamo, le indicazioni che diamo vengono implementate da una struttura che non siamo noi, ovvero al lato nostro sono l'ICT, l'ICT Digital Corporate, piuttosto che gli IT dei diversi siti industriali, ecco, noi esercitiamo poi un lavoro di monitoraggio attraverso il nostro Cyber Defense Center, ma anche attraverso il meccanismo degli audit, per verificare che effettivamente il framework, ovvero quell'impalcato di controlli, misure, procedure che servono per tenere imbrigliato questo rischio, per poterlo misurare, per poterlo mitigare, effettivamente sia una macchina che funzioni e che si migliori continuamente. Non raggiungeremo mai il rischio zero, lo sappiamo, però l'importante è averne visibilità, riuscire a inquadrarlo, riuscirlo a spiegare, riuscirlo anche a mitigare efficacemente. Questo è un po' quello che facciamo, che penso che in questa dissertazione su cos'è il CISO penso possa aiutare la platea e soprattutto i giovani a inquadrare quello che potrebbe essere una visione futura della loro professionalità. Grazie Alessandro. E adesso passiamo da due aziende che comunque devono controllare la cyber security di infrastrutture critiche a una pubblica amministrazione con Nicola Ivana Diomede di Roma Capitale, che è la prima PA che ha creato un dipartimento interno di cyber security. Sì, quasi la prima. C'era stata prima la mia università. E lo dico con orgoglio. Però sicuramente, ecco, Roma Capitale ha l'orgoglio di essere di fatto il primo comune, la prima PA che ha, come dire, ha avuto la visione di creare un dipartimento che appunto ha come focus la cyber security. E devo dire che tra l'altro ultimamente in realtà ha esteso anche le competenze di questo dipartimento, inserendo anche la parte di protezione dei dati personali, la sicurezza urbana, che a primo acchito potrebbe sembrare non attinente, ma in realtà riguarda comunque la sicurezza diciamo nel territorio della città di Roma. Quindi diciamo, io sono da un anno a Roma e devo dire che in questo anno di fatto sto costruendo il dipartimento con tutte le funzioni essenziali che devono essere
diciamo, coperte, tenendo conto poi della realtà, no? Perché poi i modelli sono belli, ma devono poter funzionare ed essere proprio vestiti sulla base di come è fatta un'amministrazione grande, perché Roma Capitale ha di fatto 3 milioni di cittadini, arriviamo a 4 milioni e mezzo se contiamo i city users, abbiamo appunto 25.000 dipendenti, però se contiamo le partecipate sono 50.000. E sicurezza urbana cosa vuol dire? Vuol dire anche la sicurezza della città e sempre più anche in vista dell'appuntamento col Giubileo sono attivi programmi di innovazione che riguardano la città, e quindi sensori ambientali, videocamere intelligenti, si cerca di dar corpo davvero all'idea della Smart City, e quindi è evidente che a questo punto, come diceva Alessandro, non stiamo solo parlando di cyber security così teorica, ma parliamo di fatto della sicurezza dei cittadini, parliamo del fatto che dobbiamo garantire i diritti costituzionali delle persone e anche la sicurezza appunto della città stessa, e quindi da qui evidentemente deve essere nata l'idea di costruire questo dipartimento. Devo dire che è un'esperienza appunto importante e faticosa, però che ha il vantaggio anche, come dire, di fatto di cercare di costruire con senso una struttura che faccia davvero cyber. Quindi certo, siamo una struttura ad esempio piccola, ma io la definirei una start-up, però tanta energia, ed è ovvio che un po' quello che diceva appunto Massimo, alla fine una delle doti fondamentali del CISO è la versatilità, la flessibilità, è come se avesse tante facce sullo stesso corpo, per cui la capacità di indirizzare un problema tecnico e saper andare in profondità, ma poi riemergere e riuscire a comunicare, a far percepire il valore della cyber, quindi la capacità di parlare, ma anche di non solo usare il linguaggio da manager, ma entrare nell'ottica e nella testa dei tuoi interlocutori, perché solo se riesci a ragionare nel modo in cui ragionano gli altri, e quindi prima sentivo il CDA, eccetera, certo, cioè la cyber sì, deve entrare, ma deve entrare con una connotazione contaminata, non so come dire, in cui parti da quella conoscenza che diciamo forte, che appartiene al tuo bagaglio, ma devi ragionare in termini sì di rischio, perché lo dico da appunto persona che ha sempre lavorato nella PA, alla sicurezza, sì, con gli LID della NASA, ecco, cioè e invece bisogna un po' anche fare questo sforzo di accreditarsi, per accreditarsi e rendersi credibili devi far percepire all'altro, lo devi in qualche modo conquistare, far capire l'importanza di considerare la cyber security, anche dimostrando dal punto di vista proprio economico quali sono i vantaggi delle azioni che stai portando avanti. Quindi insomma è certamente un lavoro in cui non c'è mai da annoiarsi, no? Però alla fine ci si sente molto vivi, quindi mi collego a quello che diceva Alessandro, anche per i ragazzi, insomma è una bella
un bel lavoro. Grazie Nicla. E adesso passa la parola a Andrea Jacopini, CISO di Mermec Group. Grazie Michele. Allora, non so quanti voi conoscano Mermec. Mermec è una realtà semi sconosciuta del sud Italia. Produciamo treni diagnostici per tutte le ferrovie del mondo, significa che abbiamo sostanzialmente dei strumenti LIDAR, laser e ottici che vanno sui binari e capiscono dove bisogna fare l'intervento. In termini di cyber security significa che abbiamo una security verso i clienti, diciamo compliance driven, perché tutti i nostri clienti sono infrastrutture critiche nazionali, railways, national authorities, e quindi su quello siamo chiamati a fare grandi salti, nel senso che la creazione di un P-Cert per tutta la gestione delle vulnerabilità del ciclo dei prodotti, piuttosto che l'anello che riesce a domarli tutti, perché è accettata più o meno universalmente. In termini di cyber, cosa facciamo? Nicla, solo un commento se posso. Siamo un po' fortunati, a volte con i manager dobbiamo anche un po' rallontarli, cioè nel senso che i media probabilmente a volte dovrebbero essere il nostro primo alleato, invece sono il nostro primo nemico, no? Nel senso, c'è un attacco quando probabilmente c'è una vulnerabilità vecchia da mesi, che se hai fatto bene il tuo lavoro, diciamo, puoi dormire sonni tranquilli. Il posizionamento in questo caso della cyber security è anche un posizionamento all'interno del product design, quindi noi abbiamo abbracciato quello che si chiama così, design and privacy by security and privacy by design. Lo abbiamo fatto in una maniera più sostenibile e più pragmatica possibile. Dal nostro portafoglio prodotti abbiamo individuato i prodotti top sold e quindi lì abbiamo iniziato a individuare tutte le vulnerabilità e a entrarli nel ciclo di sviluppo. La cosa interessante è che quando partecipiamo alle gare per i clienti nazionali, non in ultimo Washington Metropolitan Authority, che ha presentato qualcosa come 34 pagine di requisiti cyber su un treno diagnostico, loro vogliono il CISO, vogliono parlare del CISO, vogliono sentire il CISO, gli dice sì, facciamo il processo sicuro per la gestione del software, sappiamo dove sono i rischi, abbiamo questo, abbiamo quest'altro. Quindi diciamo, ho notato la pervasività del concetto, no? Che inizia a arrivare un po' da tutte le parti. E non so se lo diceva Alessandro o Massimo, ma il CISO è il lavoro più bello del mondo, il più brutto del mondo, cioè duri 2 anni, sei bruciato, ma abbracci una competenza gigantesca rispetto a tutti i temi che puoi affrontare, perché sei oggi un esperto o comunque di incident management, privacy, compliance, budget, pianificazione, quindi sicuramente non ci si annoia, ti tiene abbastanza sveglio nel senso vero del termine, però ecco, insomma, credo che in qualche modo sia un buon momento per essere, diciamo, attori avere questo ruolo in questo film, ecco, è il momento di massima transizione, forse già tra qualche anno avremo un po' più di stabilità, speriamo. Speriamo. Grazie. Grazie Andrea. Come abbiamo visto, ci sono varie sfaccettature, ognuno ha raccontato un po' il proprio day by day, però il fulcro principale è questa figura, come è stato detto, anche mitologica, che deve sia parlare con tanti stakeholder diversi, però deve anche conoscere e sapere tante tematiche diverse, anche perché è un po' il responsabile della cyber security interna, e ci sono anche quelli esterni. E c'è chi della cyber security ha fatto un percorso di vita, un percorso professionale,
e c'è chi invece nella cyber security si è ritrovato all'improvviso cercando di risolvere una problematica. Quindi hanno trovato il problema, hanno provato a risolvere questa problematica e hanno abbracciato il mondo della cyber security, e questo è il caso di TruScreen. Grazie Sebastiano. Sì, innanzitutto devo dire che soffro di una sorta di sindrome dell'impostore a stare qui in mezzo, perché professionalità incredibile, parlo 20 minuti dopo il garante, è abbastanza forte come impatto. Soprattutto stando intorno a professionisti come voi, che veramente, cioè Roma, 3 milioni di persone, c'è da gestire questo tipo di tematiche. Prima è stato più volte anche riportato di come la cyber security sia non solo un tema di aziende, ma sia un tema appunto di pubblica amministrazione, ma anche di privati, di cittadini che ne hanno bisogno, deve essere uno strumento accessibile. Noi ogni tanto, anche un po' per marketing, ma soprattutto perché ci crediamo, parliamo di cyber security pop, questa necessità che gli strumenti di cyber security siano effettivamente accessibili, utilizzabili da chiunque, che vengano diminuite le barriere all'ingresso per poterli utilizzare. Molto brevemente, che cosa facciamo noi? Noi siamo TruScreen, appunto siamo una startup di fatto, stiamo crescendo molto, ma di fatto siamo una startup, cosa che tendo a non dire perché sennò c'è la tendenza diciamo a percepirci come qualcosa di non affidabile. Poi ci sarebbe una grande parentesi da aprire, visto che si parla tanto di startup nel mondo del cyber security, ma anche più in generale, long story short, diciamo non soldi ma capacità di confrontarci veramente sui seri problemi che, diciamo, tecnologie nuove, idee nuove di startup nascono proprio perché ci sono problemi nuovi, e probabilmente tante volte per risolvere dei problemi nuovi c'è necessità di un metodo nuovo per poterli affrontare. In questo le startup possono essere molto utili, e avere anche soltanto la capacità e la possibilità di poter parlare con interlocutori come voi, questo è quello che ci dà la possibilità appunto di crescere come diciamo, come tessuti imprenditoriali, ma soprattutto come sistema paese, come diceva prima la dottoressa Diomede, anche rilevando quant'è il vantaggio anche dal punto di vista economico. Non stiamo parlando in astratto di protezione da problemi, ma anche veri e propri soldi che comunque si risparmiano. Dicevo molto brevemente che cosa facciamo noi. Noi con TruScreen garantiamo l'autenticità e l'immodificabilità di qualunque contenuto multimediale acquisito in real time, in un momento in cui fondamentalmente non possiamo più credere a quello che vediamo, proprio perché tutte le tematiche che vediamo, intelligenza artificiale, generative AI, ma anche banalmente la modifica del GPS o dei metadati di qualunque contenuto. Sapete che anche un bambino di 10 anni con un dispositivo Android e un'applicazione gratuita è in grado di modificare i metadati e di fatto il contenuto e il contesto, quindi il significato di qualunque contenuto multimediale. Questo crea un problema gigantesco. Sentivo parlare un filosofo dell'innovazione che parlava del fatto che di fatto un ragazzo tra 10 anni guarderà le foto, guarderà i video e non si porrà il problema se sia vero o falso, smetterà di giudicarle. Pensiamo all'impatto che può avere una cosa di questo tipo, smettere di giudicare, non porsi neanche il problema se sia vero o falso, perché semplicemente non si può sapere. Ecco che questa è un po' la nostra missione, ristabilire la fiducia nei contenuti digitali garantendo autenticità e immodificabilità, e facendolo attraverso un metodo che abbiamo brevettato, perfettamente compliant con le normative internazionali che permettono di consolidare il fatto che è una soluzione attendibile. Anche perché in che contesto agiamo? Agiamo nel contesto delle frodi, delle contestazioni, della disinformazione, soprattutto con la consapevolezza che deepfaking o queste problematiche qui sono qui per rimanere. Difficile pensare che un'intelligenza artificiale buona sia in grado di rilevare un'intelligenza artificiale cattiva in futuro. Purtroppo i cattivi tendenzialmente vinceranno sempre, sono sempre un po' più avanti, quindi dobbiamo regolarci sapendo che comunque questa è una situazione che probabilmente rimarrà, ma questo non vuol dire che dobbiamo rimanere inermi, questo vuol dire che dobbiamo strutturarci per poter evitare che nei momenti critici, nei dati critici, nelle infrastrutture critiche, sia possibile garantire questa autenticità, questa immodificabilità dei contenuti, proprio per garantire questo valore informativo che è fondamentale. Tutti i giorni noi prendiamo decisioni, andiamo avanti nella nostra vita prendendo informazioni da questi contenuti, quindi più che mai necessario poterci dotare di questi strumenti. Perché sindrome dell'impostore? Perché noi ci ritroviamo un po' nell'ambito della cyber security. Io parto, che ho fondato questa azienda, diciamo,
esperienza accademica in ambito giuridico, poi passato al marketing digitale, che con la cyber security diciamo che è l'esatto opposto, tendono ad avere i risultati, gli obiettivi esattamente opposti, ma ponendoci un problema, rilevando che c'è un problema molto più generale e vedendo quasi per caso, inciampando in una soluzione tecnologica estremamente avanzata ed estremamente attendibile, che neanche noi riusciamo ad aggirare, abbiamo detto, beh, questo è qualcosa che forse il mondo può averne bisogno, e quindi abbiamo fondato quella che di fatto è uno spin-off della nostra società originale, ma su cui adesso invece stiamo investendo tutto, che è appunto TruScreen, e su cui contiamo di poter mettere proprio nelle mani di chiunque un'applicazione, una semplice applicazione che però dà questo valore probatorio e legale di fatto a qualunque contenuto. Pensiamo che sia fondamentale, e non è soltanto un tema imprenditoriale, ripeto, ci crediamo davvero in questo, sia fondamentale che chiunque nel momento in cui vuole attestare la propria verità deve averne la possibilità, e nessuno può smentirlo, sapendo anche che all'interno dei contenziosi sempre di più la controparte eccepisce che il contenuto possa essere stato modificato. Per questo parliamo con associazioni a difesa contro il revenge porn, cyberbullismo, stalking, diffamazione online, tutti i reati moderni tragici, ma anche in ambito commerciale, in ambito pubblica amministrazione, assicurativo, parlavamo prima di insure, logistica, real estate. Noi stiamo di fatto diventando una sorta di standard nell'ambito del super bonus. Lo stato di avanzamento dei lavori che richiedono una sorta della certificazione delle foto non è diventata legge per tanto così perché non si sapeva che esistesse una tecnologia capace di farlo. Ecco che questo sarà nell'immediato futuro un tema su cui tutti ci dovremo confrontare. Siamo contenti di poter proporre la nostra piccola parte, ed è in questa piccola parte che noi pensiamo di poter far parte della cyber security, ed è così che cerchiamo di dare il nostro supporto a queste figure che è il CISO, e chiudo, che per noi è veramente mitologica, direi una sorta di richiesta onniscienza per poter fare il CISO, credo di doversi confrontare con così tante materie diverse. Vi rispettiamo tanto e capiamo quanto possa essere complesso, e veramente tanto rispetto per un lavoro così complesso. Grazie, davvero grazie. Grazie a te. Adesso chiedo alla dottoressa Diomede se può premiare la startup, in quanto noi dell'ANGI abbiamo selezionato comunque TruScreen come contributo alla cyber security come startup innovativa. Grazie. Grazie mille. Ringrazio i nostri ospiti e lascio la parola a Gaspare Ferraro per il panel successivo. Grazie a tutti. Grazie mille. Invito gli speaker di questa sessione qua sul palco con me. Abbiamo qua con noi Angelo Tofolo, Giovanni Mellini, Roberta Stan, Alfredo, Alessandro Manfredini, Francesco Luciani, Diego Padovan e Gianluca Altomani, dopo li presenterò a ciascuno. E ringrazio intanto il presidente ANGI Ferrieri, tutta l'ANGI in particolare per l'invito nostro, ma anche per aver dedicato un panel alla cultura cyber, ai programmi di formazione e il ruolo strategico degli enti del settore, e dell'importanza della cultura, della formazione e della ricerca. Senza nessuno di questi topic non c'è innovazione. Ed è importante innovare, è importante fare formazione e diffondere la cultura soprattutto verso i giovani, e questo diciamo è il motivo per cui l'ANGI penso sia nata, quella di dare l'opportunità ai giovani innovatori di crescere, di formarsi e poi di espandersi.
Vorrei iniziare con una breve presentazione mia del mio collega Gianluca con cui siamo, poi darò la parola ai vari speaker. Ognuno di noi presenterà una sua visione di quello che è cultura, di quello che è formazione. Ognuno dei speaker qua ha una sua esperienza da raccontare, una sua iniziativa che porta avanti per quanto riguarda la diffusione della cultura cyber e la mostrerà più avanti. Chi siamo noi? Chiamo io e Gianluca, il ragazzo con il cappuccio in stile hacker. Sono Gaspare Ferraro, sono il coordinatore del Team Italy, che è la nazionale italiana di cyber security. L'Italia ha la nazionale di cyber security, è un po' meno famosa di quella del calcio, di pallavolo, di rugby, ma non abbiamo gli stipendi loro, ma ci stiamo lavorando. Lui è un membro del Team Italy, è uno dei 10, sono i migliori che abbiamo in Italia di giovani che fanno cyber security, rappresentano l'Italia, poi mostrerò da dove vengono. Io sono coordinatore, lui è membro. Grazie. Chi siamo intanto? È il Laboratorio Nazionale di Cyber Security del CINI, siamo un ente pubblico, siamo un ente di ricerca, è stato menzionato nei talk precedenti, in particolare con la Fondazione Serix, che sarà il soggetto attuatore per diciamo, il PNRR per quanto riguarda la ricerca in cyber security. Del consorzio CINI, un consorzio che raccoglie ad oggi quasi tutte le università italiane pubbliche e private, e in particolare il laboratorio si occupa di fare ricerca in ambito di cyber security. Coinvolge più di 60 università, più di 200 ricercatori, professori, professionisti del settore, ed è un modo per conoscere, per far conoscenza tra diciamo, tutti quelli che fanno ricerca, tutti quelli che fanno innovazione di sicurezza informatica in Italia. Tra le varie attività, coordina e organizza il programma di formazione di cyber security dedicata ai giovanissimi. Le tre attività principali sono cyberchallenge.it, le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza e Cyber Trials. Sono tre iniziative con tre target diversi, la prima dedicata ai più grandi, diciamo agli universitari, una dedicata ai più giovani, quelli delle scuole superiori, e la terza con l'obiettivo di ridurre non lo skill gap ma il gender gap, e quello di far avvicinare le giovani ragazze al mondo della sicurezza informatica. Da queste iniziative si forma e poi nasce il Team Italy. Okay. In particolare vorrei parlare delle due iniziative molto velocemente, quella di cyberchallenge.it, che è il programma nazionale di addestramento in cyber security. È un'iniziativa che è dedicata ai ragazzi dei 16 ai 24 anni ed è il progetto più grosso in Europa di formazione in cyber security, perché coinvolge 600 studenti partecipanti e coinvolge più di 40 università italiane, 600 ricercatori, professori che fanno formazione tutti gli anni mirata e dedicata veramente ai giovani. È un programma di eccellenza, ci viene riconosciuto dall'ENISA, e dei report che pubblicano è un progetto che non ha paragoni con le altre nazioni, e questo è un vanto. Oggi abbiamo detto un sacco di cose brutte, ogni anno è l'anno peggiore di sempre, ma guardiamo anche un po' le cose belle. Siamo un'eccellenza per quanto riguarda la formazione e la divulgazione, poi presenteranno anche gli altri speaker. Holy Cyber, questo è un problema perché per ridurre lo skill gap abbiamo bisogno di andare fin dalla giovane età, quindi a incentivare i giovanissimi a entrare in questo mondo, perché se ne parla poco, a scuola non si fa sicurezza informatica, si fa pochissima informatica, non si fa praticamente nulla di sicurezza informatica, e quindi c'è bisogno di un qualcosa che avvii questo processo di appassione. Dedicato a tutte le scuole italiane, ad oggi abbiamo 500 scuole coinvolte, più di 4.000 partecipanti. Notate che tra le due iniziative abbiamo circa 10.000 studenti, non è un numero da poco, considerando i 100.000 circa posti di lavoro che mancano in Italia, quindi è quasi un 10% della forza lavoro che manca in Italia per quanto riguarda la sicurezza informatica. Questo è un paio di foto per cosa vuol dire, e diamo un attimo anche un po' uno sguardo all'innovazione giovani. Chi è il Team Italy? Il Team Italy è la nazionale italiana di cyber security, è formato dai migliori partecipanti di questo grandissimo bacino di 10.000 ragazzi che ogni anno partecipano a questi grandi formazioni. Hanno l'obiettivo di fare sia di rappresentare l'Italia, ma anche quella di ispirare i giovanissimi, quella di dire c'è una nazionale italiana che non è di calcio ma è di cyber security, anch'io voglio entrare a far parte della squadra e lo faccio partecipando e impegnandomi in questo percorso che poi scaturirà in una carriera professionale. L'Italia partecipa annualmente alla European Cyber Security Challenge, una gara organizzata da ENISA,
che ha l'obiettivo di far mettere a confronto tutti i paesi italiani, tutti i paesi dell'Unione Europea e anche alcuni paesi ospitati, e sia in ottica di competizione, come possono essere Olimpiadi o campionati mondiali di qualsiasi altro sport, ma anche quello di far conoscersi, far creare connessioni e iniziare a avere un dialogo a livello europeo che sia fruttuoso, che sia motivo per far creare collaborazioni che vanno al di là della singola nazione che partecipa alla gara. E, di nuovo, altre notizie belle: l'Italia ha ottimi risultati ogni anno alla competizione europea e in competizioni mondiali. Siamo arrivati sempre sul podio nelle ultime edizioni, questo è, diciamo, un motivo di vanto, perché riesce a formare ragazzi e riesce anche a farli arrivare a livelli che siano competitivi a livello europeo, e lo dimostra ovviamente la posizione, ma anche per i risultati che i singoli membri raggiungono nella propria carriera accademica e lavorativa. E qui alcune foto di rito: se qualcuno si ricorda, il 2021 è stato l'anno d'oro dell'Italia, abbiamo vinto veramente qualsiasi cosa era possibile vincere, le varie medaglie d'oro alle Olimpiadi, il campionato europeo di calcio con la nazione italiana e anche noi la nostra medaglia per quanto riguarda il campionato europeo, quindi siamo stati ospitati a Palazzo Chigi qua di fianco a cerimoniare, a premiare questi giovanissimi talenti. Questa è la foto dell'anno scorso a Vienna, anche qui ottimo risultato, e questo per dire che ovviamente l'Italia sa difendersi a buoni ragazzi ed è compito di tutti quello di farli rimanere in Italia, incentivarli a continuare questo percorso. Passo la parola a Gianluca, che è uno che vive questo, diciamo, da ormai da parecchi anni. Mille Gianluca. Grazie Gaspare. Come ha detto Gaspare, il compito del Team Italy è quello di rappresentare l'Italia a livello europeo per quanto riguarda questa competizione che si chiama CSC, European Cyber Security Competition, e facciamo questo. Questa è sicuramente un grande onore, ma anche una grande opportunità, perché ci permette di prendere parte a una competizione che premia di fatto i migliori, quindi è una competizione a punti, e che si basa su cose pratiche che hanno radici nel mondo reale, quindi nonostante sia un gioco, perché di fatto è un gioco, una competizione, ma pone le sue radici in ambienti reali, che sono quelli proprio della sicurezza e della vulnerabilità di infrastrutture reali, eccetera. Come ad esempio una parte della competizione prevede una simulazione di macchine, di server reali che presentano delle vulnerabilità, e il compito del team è quello di trovare e esploitare queste vulnerabilità per poi andarle a sistemare e per evitare, per fare più punti possibile. E questo sicuramente è molto formativo, come diceva anche Gaspar, è una grossa opportunità anche per tutti i collegamenti che si possono fare in una competizione del genere, che vede la partecipazione di tantissimi talenti che provengono da tutti gli stati europei. E questo ci permette di confrontarci con queste persone, di vedere a che punto sono le altre persone, come nei loro stati si presenta l'ambiente della sicurezza informatica, ed è un certo onore vedere che l'Italia è uno dei paesi in questo ambito che è più avanti, perché lo dimostrano sia i risultati che abbiamo avuto fin dai primi anni di questa competizione. Considerate che non abbiamo mai avuto un posto inferiore al sesto, quindi c'è stato un sesto posto, due quarti posti, due terzi posti e un secondo posto, che vuol dire tanto, non è facilmente uguagliabile da parte degli altri stati, non ci sono stati che hanno performato con una media di posizioni così alta, e quindi questo è molto importante per noi, il fatto di poter dimostrare che l'Italia c'è nel panorama europeo e ci sono tanti giovani interessati alla sicurezza informatica, e posso garantire, non è quello che
spetta a me, ma la scelta dei top 10 che poi vanno a rappresentare l'Italia non è facile per Gaspar e i vari allenatori del Team Italy, che si ritrovano a dover scegliere tra tutte quelle 10.000 persone, inizialmente 20, e poi tra quelle 20 solamente 10 che vadano a rappresentare l'Italia e che possano dare la performance migliore a livello europeo. Grazie. E volevo sottolineare il fatto che Gianluca è un talento, ma non è l'unico talento, questo non per banalizzarlo, ma abbiamo veramente tantissimi ragazzi e ragazze che hanno competenze straordinarie. È motivo quindi di incentivarli, di trattenere in Italia con offerte, diciamo, con iniziative che siano veramente di rilievo. E come secondo speaker darei la parola a una persona che ha sempre creduto nel progetto, già nei suoi ruoli precedenti, e che ci ha sempre supportato e che ha veramente un sacco da dire per quanto riguarda la sua visione di formazione e di divulgazione. Darei la parola all'ingegner Tofolo, direttore comitato tecnico scientifico della Cyber Security Italia Foundation. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, saluto ancora le tante persone, nonostante le ore sono qui ed è bello, vuol dire che il tema è interessante. Complimenti Gabriele, complimenti a voi per l'attività che state facendo da anni. Mi mancava l'aggiornamento dei numeri, oggi l'ho avuto ed è detto bene, ho tifato e tifo per voi da diversi anni ed è bello vedere questi risultati raggiunti. Io nella mia terza vita, o nel ritorno alla prima vita, come chiamo, mi sono rimesso, come dire, sul mercato, nella mia attività professionale, però avendo dato un taglio netto con quelli che sono stati, diciamo, i ruoli istituzionali, con la politica, sto trovando sfogo, ecco, nel terzo settore, una serie di ruoli. Oggi sono qui come direttore scientifico, direttore del Comitato Tecnico Scientifico della Cyber Security Italy Foundation, la prima fondazione italiana nata in materia, mi piace raccontare, è nata 2 anni fa sotto forma di associazioni grazie a 4 amici al bar, messi insieme dal presidente Proietti, che saluto, qui in sala. E tra questi amici al bar c'era una persona intervenuta prima, il CISO di Acea, Massimo Ravenna, il CISO di TIM, Matteo Macina, grande professionalità, e poi da qualche mese si è trasformata in una fondazione per incidere ancora di più. Non cito altri nomi di persone che stanno entrando, perché la famiglia si sta allargando, anche sono presenti, ma attendiamo l'ufficialità, però ecco, stiamo muovendo i primi passi, stiamo cercando di dare un contributo ecco, nella vocazione di servire l'istituzione, di servire il Paese. Io, ad esempio, nelle interlocuzioni che abbiamo già avviato con l'ACN, con il Ministero dell'Interno e della Difesa, uno dei problemi, a mio avviso, principali che ho vissuto nelle vesti di sottosegretario e che mi infastidiva, lo dico con grande sincerità, era che le nostre migliori risorse, parlo delle forze armate in materia cyber, venivano, come dire, dopo che uno faceva le colle interne, perché la difesa, ovviamente parliamo di pubblica amministrazione, quindi deve fare il concorso, deve avere i requisiti e non puoi fare il concorso specifico, anche se qualcosina anche su questo pezzettino è migliorata, quindi facevi delle colle interne, abbiamo costruito e potenziato diversi reparti, cito Resia e tanti altri, fino alla costruzione del CIOC, il C4, il CIOC, poi ecco, sotto la mia guida abbiamo creato il CORE, il Comando Operazioni Rete, e quindi mettevamo insieme delle 4 forze armate, i più bravi, e tiravamo su questi nuovi comandi, elevandoli fino a 3 stelle, che è il massimo, diciamo, grado del Ministero della Difesa, anche per avere più importanza proprio come comando e più risorse umane. E poi succedeva sempre che la cara Presidenza del Consiglio, i cari servizi venivano, ci prendevano i ragazzi più bravi, le risorse più pregiate, perché ovviamente li pagavano di più e avevano, ovviamente, i ragazzi, non gli dicevi no, li lasciavi andare, quindi dopo uno sforzo di tirare sugli uffici li vedevi un po' perdere pezzi mese dopo mese, e quindi era un processo che ovviamente va rinnovato. Allo stesso tempo poi succede, questo è un problema attuale, che le grandi aziende, non faccio nomi, le aziende big data, che mettono quindi non le 1.000-2.000 euro ma diverse migliaia di euro in più, arrivavano anche dai servizi, che poi erano loro a restare male, prendersi le migliori risorse. Questo è un problema della pubblica amministrazione che, a mio avviso, ancora non abbiamo risolto. La stessa, lo dico con grande franchezza, anche la CN, nata la CN, cosa buona e giusta, che sta
muovendo i primi passi, che da qui a un anno e mezzo spero raggiungerà la FOC, la Full Operation Capability, ma ho visto un po' i numeri, c'è stato un travaso, cioè la CN sono andate le migliori risorse per una parte, per una gran parte della difesa, dell'interno, cioè il sistema paese, ecco, poi le risorse sono quelle sulle quali poi voi state lavorando. Allora, la fondazione in discorsi già avviati con la CN, con l'interno, con la difesa, sta già firmando dei protocolli d'intesa con diverse università, non sto qui a citarle, pubbliche e private, per master di primo e secondo livello, proprio per andare a premiare quella classe dirigente, cioè prendere oltre i componenti del comitato tecnico-scientifico che fanno vero e proprio volontariato, persone le cui, mi riferisco al lato business, il cui costo ora lavoro è elevato e mettono a disposizione il loro tempo per fare webinar, per fare corsi di formazioni ai ragazzi, e questo è veramente da apprezzare, oggi li ringrazio i presenti, ma tutti, chiameremo, in accordo con la PA centrale, la classe dirigente della polizia, della CN, per inserirli all'interno di corsi di formazione. Cosa significa questo? Lo traduco in soldoni, che classe dirigente che il paese forma, le istituzioni formano dopo anni per raggiungere un determinato livello, e poi arrivano le sirene di cui dicevo prima dell'esterno, non gli dà quel gettone in più incentivante per farle restare. Così come oggi forse abbiamo colmato il gap, no, della lingua inglese. Io ricordo un cugino tedesco, mio coetaneo, io fra settimana prossima compio 42 anni, lui è tedesco, quando ci vedevamo da bambini, lui era bravissimo in inglese, io lo masticavo appena, poi ho dovuto studiare da me, perché all'epoca dipendeva un po' dalla scuola, avevamo questo gap oggi un po' colmato rispetto ad altri paesi europei, con la cyber diciamo che al pari di altri paesi siamo 15 anni in ritardo. A mio avviso tra poco esploderà una bolla. Io sono ingegnere civile, oggi vedo gli ingegneri informatici o i super tecnici vengono pagati mediamente molto di più. C'è una vera e propria guerra di intelligence tra le aziende private a spaccare l'ufficio dell'altro per prendersi le risorse, perché non ce ne sono, e tanti stanno iniziando a fare formazione di livello. Bisogna, ecco, stare attenti, e questo è un altro discorso sempre con l'esecutivo, la PA centrale, che dovremmo fare tutti, e qui ci sono interlocutori che da più anni di noi, diciamo, parlo come Cyber Security Rally Foundation, fanno questo, dovremmo un attimino anche coordinarci, andare a valorizzare la formazione di qualità. A me onestamente piange il cuore, visto oggi la cyber va di moda, le mie ricerche anche professionali sono quelle, mi collego su Facebook ed esce, mi esce Cettola Qualunque che vende il master, scusate la battuta, o la formazione. Siamo arrivati a quello. C'è poi chi ovviamente deve fare business e spinge da un lato, quindi ben vengano anche qui enti del terzo settore che in maniera, ecco, completamente no profit cercano di dare valore aggiunto. Ecco, stiamo lavorando su una serie di progetti e cercheremo poi con l'aiuto di tutti qui al tavolo e non solo, anzi ringrazio l'Angi per l'invito, il Presidente Ferrieri, ne parlavamo prima, per organizzare un evento annuale, ma ecco, al di là delle sole chiacchiere, io l'ho vissuto sulla pelle, nel senso che quello che serve è fare sistema paese, però dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Nella costruzione del core, e parlo di una cosa che nelle quali ci ho messo mano, la difficoltà più grande è stata mettere assieme le quattro forze armate, l'esercito, la marina, l'aeronautica e l'arma dei carabinieri, per farle lavorare assieme, per far cedere i dati. Il comandante generale o il capo di Stato Maggiore si difendeva dietro al fatto: no, ma io ho responsabilità civile e penali, sono responsabile dei dati, quindi fino a un certo punto. Però ci siamo riusciti col bastone e con la carota, grazie a un signore, faccio nome e cognomi, l'ammiraglio Di Biase, oggi ancora consigliere del signor Ministro della Difesa Guido Crosetto, in materia cibernetica, ma abbiamo usato la frusta. Il compito della CN, quello che ha fatto fino a poco fa il professor Baldoni, oggi spetta fare al prefetto Frattasi, è quello proprio di fare lo stesso lavoro con i ministeri. Questo lavoro è partito anni fa, ma credetemi, è farraginoso ed è complicatissimo. Io oggi non conosco lo stato attualissimo, però vi posso parlare di fino a 2 anni fa ero al governo. Fino a 2 anni fa, ecco, c'erano ministeri che erano molto avanti, la difesa ha fatto notevolissimi passi in avanti, l'interno sicuramente è quello più avanti di tutti, altri ministeri, a mio avviso strategici, ne cito uno a caso, quello della sanità, è dietro anni luce. Allora, ecco, lo sforzo parlo di noi terzo settore e chi ha avuto anche esperienze, mi permetto di parlare di me stesso, esperienze istituzionali, proprio deve essere quella
di colmare questo gap e di unire, quindi ben vengono eventi come questo. Stamattina c'è stata la parte istituzionale, noi ecco ci proponiamo anche in collaborazione con l'ANGI di organizzare poi un evento annuale dove mettiamo al tavolo i referenti responsabili, ecco, dei comuni principali. Prima ho ascoltato la dottoressa con grande interesse invitare Roma, che siamo qui, Milano, Torino, Palermo, Napoli, Firenze, invitare tutti gli attori responsabili. E mi permetto, lo dico da ex sottosegretario, va bene dare il microfono al politico, il ministro, il viceministro, però mettiamo poi al tavolo, come oggi, le persone che quotidianamente ci mettono le mani dentro, perché è un lavoro perpetuo, continuo, e quando ci si ferma riprendere è molto difficoltoso. Per cui, e chiudo, il ruolo strategico degli enti del terzo settore è spingere con il cappello istituzionale, con i privati che sono fondamentali, senza i privati non andiamo da nessuna parte, per colmare questo gap. Abbiamo un gap di almeno 15 anni sulla formazione in materia e dobbiamo puntare ad una formazione di qualità, cercando, ecco, di non premiare, di non dare visibilità al cetto la qualunque, perdonate la battuta, ma andare invece a valorizzare chi si impegna, anche soprattutto devo dire poi c'è anche chi fa business, per carità, qua io per primo faccio un'attività professionale, però oggi si parla di un'altra cosa ed è quella della formazione. Costruire un paese più sicuro significa avere una società digitale più sicura. La sfida, e chiudo davvero, che è quella che ogni volta quando parlavo nelle scuole raccontavo, noi ci troviamo davanti alla fotografia attuale, un mondo polarizzato tra Occidente e Oriente, con un Occidente che vede capofila gli Stati Uniti, un Oriente che vede capofila la Cina. Noi come Italia e come Europa siamo al centro, un po' schiacciati, stiamo lavorando bene qui e dobbiamo continuare a spingere, dobbiamo lavorare sui tavoli internazionali, c'è stata la Nice, ora la NIS 2 che verrà recepita 2024, quindi c'è ancora tanto da fare, ma è in gioco il modello di società digitale, il modello di democrazia che si affermerà sul dominio cibernetico. Se non ci attrezziamo avremo in futuro una società meno democratica. Ringrazio l'ingegner Tofolo e adesso do la parola a una persona che da anni, ormai da 5 anni è coinvolta in una associazione no profit. In Italia c'è un altro ambiente che è quello delle conferenze di cyber security un po' più tecniche, e tra queste, tra quelle più di spicco, compare ROMAC, che è organizzata dalla Fondazione Cyber Saiano, un'organizzazione no profit di diffusione della cultura della cyber. Presento quindi Giovanni Mellini, il fondatore, nonché capo di tutto il Cyber Saiano e di ROMAC, nonché CISO di Satispay. Grazie mille. Avevo qualche slide, non so se... giusto qualche foto, se c'è. Ok, va bene, grazie mille della presentazione. Sì, praticamente io sono Giovanni Mellini, sono lavorativamente il CISO di Satispay, ma oggi non parlo della mia esperienza lavorativa perché insomma se ne è parlato già abbondantemente. E invece parlo di una cosa che mi sta molto a cuore, che invece è l'associazione che ho fondato insieme a quattro amici al bar, appunto, eravamo. Nel 2017, a dicembre 2017, che si chiama Cyber Saiyan, che forse qualcuno qui già conosce, che è un'associazione, una community che è attiva in Italia appunto dal 2017 e è uno di quegli enti del terzo settore che organizza e crede molto nella cultura della sicurezza e nell'approccio che io chiamo dal basso, quindi da quello che si fa dalle persone che investono solamente il proprio tempo per poi cercare di portare questi temi di sicurezza e di hacking etico, quelli che chiamiamo l'hacking etico, un po' a un pubblico un po' più ampio. Il nostro, diciamo, lo scopo dell'associazione è abbastanza ampio perché noi siamo partiti veramente in quattro e oggi abbiamo migliaia di persone che in tutta Italia in qualche modo ci seguono attraverso canali social piuttosto che i nostri vari chat su Telegram, piuttosto che iniziative che facciamo periodicamente, non ultima in questi 5-6 anni di attività faremo la prossima settimana un'iniziativa alla Sapienza Economia e Commercio con dei soci che parleranno a 150-200 ragazzi di come attaccare e difendere delle applicazioni reali su un cloud. Abbiamo
fatto insieme a un'altra associazione, si chiama Guerre di Rete, un progetto editoriale che è un sito web che si chiama guerredirete.it, insomma, insieme a Carola Frediani, una giornalista che è un'amica che stimo molto, abbiamo fatto questo progetto per cercare di cambiare il modo in cui in Italia si parla di cyber security, evitando di parlare di questi temi in maniera veloce, senza contesto, cercando di riportare il lettore anche e chi legge a un momento di riflessione, senza dover leggere 15 righe e farsi un'idea. Parlavamo prima, insomma, si diceva, fra 10 anni non distingueremo più un video o una foto se è reale o se è fasullo. Cioè, secondo me già oggi probabilmente il 99% delle persone che legge di cyber non capisce se quello che legge è vero oppure è una bufala tendenzialmente. Quindi inviterei un po' tutti a già da adesso a seguire questo approccio qui. E noi questo lo stiamo portando con questo progetto. Insomma, vi invito veramente, digitate guerredirete.it su internet, date un'occhiata a quello che è il contenuto di quel sito, scritto da giornalisti professionisti che fanno questo di mestiere. E poi, sì, diciamo, l'associazione è nata poi alla fine con l'obiettivo di creare una conferenza a Roma, perché io nel 2017 a maggio ho parlato ad Akimbo e ho scoperto, diciamo, un fulmine a ciel sereno, il mondo delle community, me ne sono innamorato e praticamente da maggio a dicembre abbiamo fondato CyberSaiyan con l'obiettivo di fare questo evento a Roma, partito con pochissimi mezzi e qualche amico. Alla fine oggi è diventata una conferenza che a settembre di quest'anno porterà a Roma 700 persone, 10 speaker internazionali, delle track per ragazzi, della formazione, poi ne parliamo, come diceva Tofalo, insomma ci sono la formazione, c'è formazione e formazione, e noi cercheremo anche quest'anno, insomma, di portare della formazione di rilievo. Quindi, prossima slide, io ho portato un po' di foto, perché secondo me mi piaceva dare un po' l'idea di quello che è l'ambiente che si respira nelle community, che sono secondo me una parte essenziale della cultura cyber, e quindi invito tutti un po' a approfondirla. Questo è stato il camp che abbiamo fatto a settembre scorso a Roma. Questo camp ha avuto su 3 giorni 1500 partecipanti, di cui parecchi hanno dormito, parecchi sono andati, parecchi sono tornati, e durante questo camp abbiamo avuto, come vedete, 100 tende, abbiamo ospitato 80 bungalow con persone. Prossima slide, grazie. E abbiamo avuto decine di community, persone dall'Italia, dall'estero, che hanno parlato la mattina, la sera, hanno fatto workshop, hanno semplicemente condiviso esperienze. Abbiamo avuto gli amici di Bergamo, insomma, qua ho visto Lino da qualche parte, che hanno portato la polenta d'aragna, ci hanno fatto stare una sera, insomma, super convivialità. Sicuramente sono contesti diversi, probabilmente, e è giusto che lo siano, secondo me, perché le cose devono coesistere, devono essere diverse, però sono contesti che vanno supportati e che contribuiscono, come dicevo, all'obiettivo finale che abbiamo tutti, quello di aumentare la cultura. Un'altra slide, anche qui abbiamo fatto, durante il camp, abbiamo fatto la quinta edizione della nostra conferenza, come dicevo, una conferenza che è nata tra amici. Poi quest'anno, per esempio, qualcuno qua conoscerà, è venuto a fare il keynote James Forshaw di Google Project Zero, insomma, non penso sia proprio l'ultimo delle persone al mondo. E quindi abbiamo una conferenza che ormai è diventata completamente internazionale e che ci inorgoglisce, insomma, siamo molto orgogliosi. E quest'anno, giusto così vado a concludere, la faremo a Roma, qui al Salone delle Fontane, all'Eur, quindi una location molto molto prestigiosa, uno sforzo pure per l'associazione abbastanza importante. Senza tende. Quest'anno senza tende, solo un giorno. No, il camp è stato un'eccezione, e lo rifaremo fra 4 anni probabilmente, 3 anni sicuramente. Abbiamo una periodicità abbastanza lunga. Però in generale faremo quest'anno la conferenza al Salone delle Fontane con oltre 600 persone che ci aspettiamo arrivino, una track dedicata ai ragazzi, quindi abbiamo deciso parallelamente alla conferenza di fare delle attività per i ragazzi tra i 10 e i 16 anni, perché durante il camp abbiamo fatto, con delle associazioni, abbiamo fatto delle attività di live coding per i ragazzi e hanno riscosso un successo incredibile, quindi replicheremo questa cosa, e l'idea è di
dedicare una track tutto il giorno a loro per fargli fare coding piuttosto che stampa 3D, piuttosto che robotica, quindi avvicinarli, come si diceva prima, no? Avvicinare questi, i più giovani al mondo della cyber, che poi alla fine è semplicemente curiosità, la cyber. Io per esempio facevo un altro mestiere, ho imparato la cyber da zero, semplicemente perché sono una persona curiosa, quindi spero insomma che instillando la giusta scintilla nelle menti dei più giovani si raggiunga lo stesso effetto. E questi, pure noi quest'anno abbiamo deciso di fare un format diverso per Romac, quindi abbiamo deciso di affiancare alla conferenza i training, quelli che dicevamo prima, quindi fare training di alto profilo. Non ci abbiamo scelto la qualunque a fare training, abbiamo tre personaggi abbastanza di spicco: Silvio Cesare, non so se qualcuno conosce, però insomma è una persona abbastanza top, sì. Ci abbiamo Dirkian e Pablo Endres, quindi anche noi abbiamo deciso di spostare su un modello di conferenza un po' più americano, in cui si fa training più conferenza. Chiaramente poi tutto quello che sarà si guadagnerà da queste iniziative verrà reinvestito, come facciamo tutti gli anni, all'interno dell'associazione, in iniziative che poi l'associazione fa durante tutto l'anno. Questo è un po' il nostro modello, che come dicevo prima, secondo me è importante capire che esiste, come esiste Cyber Saiyan, esiste Bergamo in the Middle, esistono altre associazioni sul territorio italiano, e queste associazioni vanno coinvolte nel progetto più ampio, che è quello della consapevolezza a tutti i livelli. E penso che dovremmo cogliere questa opportunità tutti insieme, ognuno con le proprie peculiarità e con le proprie finalità. Grazie. Ringrazio Giovanni Mellini e ora passo la parola a Alessandro Manfredini, presidente di AIPSA, Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale. Grazie, buon pomeriggio a tutti, ai superstiti di questa giornata. Ma allora, vorrei aggiungere poche cose, magari qualche bit su quello che facciamo, ma lasciatemi fare una premessa rispetto a quello che è in generale il ruolo che come associazioni o comunque enti del terzo settore abbiamo il dovere di mettere a terra. Cioè una partita che si gioca insieme agli enti di formazione, le istituzioni, le imprese, abbiamo un ruolo importante per fare un po' di collante. Okay? È ovvio che la nostra è un'associazione molto orientata a quelli che sono i professionisti già inseriti all'interno della compagine imprenditoriale, aziendale, ma per questo non significa che non vogliamo invece creare opportunità, io le chiamo di contaminazione per una volta positiva, di altri network. Io un po' per formazione personale mia credo molto nel network, nella community sana, nella condivisione di, oggi le chiamiamo best practice, ma di attività che qualcuno prima di noi si è già confrontato. No? Nella nostra community abbiamo testato con mano l'emergenza del Covid, che abbiamo gestito con i potenti strumenti che avevamo a nostra disposizione, una splendida chat WhatsApp, che nottetempo però ci ha consentito di essere sempre comunque informati su quello che stava accadendo e su come il collega, visto che non c'era un precedente, no, stava interpretando, no, il fantomatico DPCM che veniva varato alle 9 di sera ed era applicato già dalle 8 della mattina. Questa è stata un'esperienza che ha messo a confronto chi aveva o per capacità o per strumenti all'interno della propria azienda più possibilità di risolvere i problemi nel supportare il giovane collega che evidentemente non aveva tutto il know-how necessario. Questo è un esempio molto tangibile, ma lo stiamo vivendo anche con le minacce
di tipo cibernetico. Tenete conto che la nostra è un'associazione che oramai ha 33 anni, nata non con 4 amici al bar, ma con 20 amici al bar, che a fine degli anni 80 hanno sentito il bisogno di creare una community per confrontarsi. Quindi nasce proprio come un momento di condivisione di quelle che erano le problematiche che dovevano gestire nel day by day. La security era un qualche cosa relegato soltanto a chi aveva finito di fare un'esperienza o come poliziotto o come carabiniere e che si trovava catapultato nel mondo aziendale e che evidentemente, non avendo più gli strumenti che aveva prima, doveva reinterpretare il proprio ruolo. In 30 anni il security management è evoluto, oggi abbiamo a che fare con minacce, l'avete sentito, ibride, lo avete studiato, no, nei banchi di scuola, di un certo tipo. La minaccia cyber è evidentemente persistente, è persistente in una società che non è che si sta digitalizzando, si è già digitalizzata, quindi quando sento parlare di transizione digitale, in realtà la stiamo già vivendo, non è una roba che ci sarà fra 10 anni, c'è già da ieri. Quindi la nostra è una community che ha la voglia di mettere a disposizione il know-how dei colleghi e delle colleghe che fanno il mestiere del professionista della security e quindi evidentemente anche degli aspetti di natura cyber. Ci siamo strutturati in gruppi di lavoro perché secondo me è importante anche dare ordine a ciò che si fa. I gruppi di lavoro hanno un loro team leader, hanno un loro portavoce, hanno un gruppo assolutamente eterogeneo che dà la possibilità di affrontare dal punto di vista multidisciplinare l'argomento. Obbligo per tutti, in questo non sono un presidente molto democratico, obbligo per tutti di lasciare traccia scritta di ciò che si fa. Perché secondo me il momento della restituzione è fondamentale. Non dobbiamo disperdere il know-how, dobbiamo concentrarci su ciò che facciamo e lasciare traccia scritta per chi evidentemente ne ha più bisogno. Quindi dovere è di chi, o perché ha i capelli bianchi o perché ne sa più degli altri, di lasciare una traccia scritta. Abbiamo collaborazioni con università, dove cerchiamo anche qui di dare il nostro contributo, non come docenti, perché docenti non ci si improvvisa, ma sicuramente con un bagaglio esperienziale, nel senso che attraverso una testimonianza su un modello organizzativo, su come si è gestito un determinato evento o una determinata crisi, no, si può modellizzare e se ne può portare a casa un buon spunti di riflessione poi da mettere in campo. Abbiamo il grande privilegio e l'onere di sedere come associazione all'interno del Comitato Tecnico Scientifico dell'Agenzia attraverso il nostro portavoce, che è il nostro past president, che è Andrea Chittaro, che è il direttore del Dipartimento di Security, di Global Security e Cyber Defense del gruppo SNAM. Abbiamo nel nostro direttivo, proprio perché riteniamo che debba esserci contaminazione di professionalità, dai consulenti agli avvocati, perché abbiamo imparato e l'abbiamo sentito oggi e mi ha fatto veramente piacere sentirlo direttamente dalla voce del rappresentante dell'autorità garante, che dobbiamo muoverci in un terreno di gioco in cui le regole devono essere ben definite, quindi la compliance è fondamentale, il rispetto in una società di diritto del principio di legalità è fondamentale. E questo è bene anche che ce lo ricordiamo tra di noi quando evidentemente potremmo avere degli strumenti un filo troppo invasivi che ci potrebbero portare a raggiungere degli obiettivi
utili alla causa ma non rispettosi di quelle che invece sono le regole del gioco, no? Penso al grande dibattito, senza arrivare fino all'intelligenza artificiale, ma banalmente al tema del vulnerability management. Fino a dove ci si può spingere per scoprire le vulnerabilità del mio vicino? Okay. Quindi il paletto della legalità è fondamentale, quindi riteniamo che anche all'interno della nostra associazione la componente legale sia fondamentale. E poi, oltre ai giuristi, umanisti, come li chiamo io, ingegneri, perché ovviamente gli ingegneri bisogna averli, specialisti. Quindi l'invito è evidentemente a contaminare le nostre community, a partecipare ai nostri lavori. Quando ho ricevuto assolutamente in maniera informale, come piace a me, l'invito a partecipare a questa giornata dalla vostra associazione, ho veramente accolto con grande entusiasmo l'invito e vi ringrazio e spero che ci siano altre opportunità per poter collaborare assieme, perché veramente per vincere questa partita dobbiamo fare sistema. E complimenti e bravi per quello che state facendo. Grazie. Grazie mille, e ora passiamo a un altro consorzio, il secondo di questo panel. In particolare diamo la parola a Roberta Stan, presidente del Cyber Area Consortium. Buonasera, salve. Allora, io più che slide, quindi ho chiesto di lasciare solo la prima, ho preso un po' di appunti durante questa lunga e interessante giornata. E ringrazio Angie appunto per l'invito, perché poi questa slide in sostanza c'è il nostro posizionamento, c'è un po' tutto, cioè nel senso che il nostro consorzio, di cui dirò tra breve, si occupa appunto di promuovere la realizzazione del primo cyberparco in Italia, e dirò brevemente che cosa si intende per cyberparco. Però vorrei iniziare dagli spunti che mi sono arrivati questa giornata e con un'immagine che mi è venuta in mente, che era emersa mentre tenevo una delle lezioni al Master di Cyber Security di un'università, dove ragionavamo insieme con gli studenti a un certo punto della lezione su come visualizzare in un'immagine il cyberspazio. E un'immagine che è uscita fuori, che mi era particolarmente piaciuta, era quella di una grande forma di formaggio, anzi sferica, una groviera, una specie di groviera, dove c'erano due aspetti, quindi i buchi e il fatto di essere di formaggio. Ora, i buchi mi piacquero, al di là degli aspetti delle porte di entrata per la gioia dei CISO, ma anche perché non sono tutti uguali in una struttura, in una forma di formaggio. E poi invece no, il discorso del formaggio ci ritornerò dopo, perché mi piacque particolarmente. Il fatto che i buchi non sono tutti uguali denotava la struttura fortemente pluralista del cyberspazio, e qui mi dispiace di aver accolto molte sollecitazioni del dottor Ghiglia, del garante, però non mi è piaciuto il riferimento, e quindi al fatto che ormai la cyber security è nata con molti, ma ormai la gestiscono in pochi, ha fatto questo riferimento. E invece noi qua abbiamo la rappresentazione chiara ed evidente che il cyberspazio è una struttura altamente pluralista, che ha bisogno però di essere messa a regime. Quindi su questo concetto è nata l'idea molti anni fa, nel 2015, con alcuni amici, alcuni li abbiamo ascoltati, Stefano Mele, Luisa Franchina, Fabrizio lo vedo qui in sala e tanti altri, di a proporre per l'Italia la realizzazione di un cyberparco. Che cos'è un cyberparco? L'idea viene sostanzialmente, il più famoso è il cyberspark di Beersheba in Israele, pochi di voi forse ci sono stati, però insomma è un luogo, io sono stato a Beersheba quando avevo i calzoni corti e c'erano solo sassi e scorpioni, oggi è uno centro dell'innovazione dei più famosi al mondo. Comunque è un luogo fisico dove insieme si riuniscono università, ricerca, start-up, community,
aziende, privati e lo Stato, e dove appunto insieme c'è una grande coalizione, un'aggregazione che permette di fare due cose sostanzialmente, tante cose, ma due in sintesi: aumentare la famosa resistenza più che resilienza del paese e allo stesso tempo fare business. Allora, il tema è che l'Italia non è Israele, nel bene e nel male. Purtroppo ultimamente abbiamo visto che appunto hanno problemi un pochino più complessi dei nostri. L'Italia è invece un paese, appunto il cyberspazio è suddiviso per interessi, e quindi noi ci siamo strutturati in accordo con la CN, seguendo alcune linee che abbiamo condiviso insieme con la CN e chi si sta occupando all'interno della CN dei progetti pubblico-privato, come questo è. Eccoci, ci siamo. Di creare un consorzio che faccia appunto da aggregatore. Lo abbiamo inserito, l'abbiamo disegnato, la CN ovviamente, ma ne abbiamo anche dato il nostro contributo in questo senso con la famosa misura numero, la misura numero 49 all'interno della strategia nazionale. E l'abbiamo disegnato con i vari verticali, dove sono i verticali più importanti all'interno del sistema di cybersicurezza nazionale: l'energia, il transportation, automotive, bank and finance, health, eccetera, in modo che si possano ritrovare in questo luogo fisico da individuare, uno al centro, come dice la strategia nazionale, uno al sud, uno al nord e uno molto probabilmente in Sardegna, si possano ritrovare appunto tutti i soggetti che fanno parte della grande groviera della cyber security, e dove c'è da una parte sì la governance pubblica, ma dove poi c'è appunto il privato che deve fare business, e quindi non bisogna nascondere sotto il tappeto che c'è il privato che vuole fare business sulla cyber, il pubblico che ha bisogno del privato per aumentare la sua appunto resistenza, però poi non lo può dire perché altrimenti non va bene, il privato che deve fare i salti mortali per aiutare il pubblico e poi si lamenta perché giustamente non riesce ad andare sul mercato estero con le sue soluzioni, la startup che non riesce a crescere. Ecco, quindi c'è bisogno effettivamente di un consorzio che faccia da interfaccia, scusate il gioco di parole, e raggruppi intorno e dentro di sé questo aggregatore di diversi interessi, e insieme con lo Stato condivida questo interesse, lo faccia appunto partecipe per realizzare effettivamente un posto dove fare cyber sicurezza. Se volete vi dico del formaggio, se no lo faccio il prossimo giro. Allora, il discorso del formaggio che mi ha colpito particolarmente su questa linea, e quindi appunto per promuovere e realizzare insieme il cyberparco o i cyberparchi italiani, è che noi abbiamo importato dagli Stati Uniti, portiamo tante cose buone, ma abbiamo importato, penso agli Stati Uniti, sì, ne sono certo, un brutto detto secondo me, che dice: non importa se il gatto sia bianco o sia nero, l'importante è che catturi il topo, ovvero raggiunga l'obiettivo. Mentre invece noi abbiamo, proprio per la nostra struttura italiana che ho descritto brevemente prima, abbiamo bisogno di dare il formaggio ai topi, cioè di fargli uscire gli interessi, perché non devono essere nascosti, devono essere palesi, perché così insieme per singoli obiettivi e trovando un'aggregazione, okay, una convergenza di obiettivi, possiamo effettivamente lavorare tutti insieme e non, come dice Ghiglia, lasciare il cyberspazio a pochi e ovviamente stranieri soggetti, e appunto creare effettivamente business, maggiore resistenza, maggior supporto per le start-up, ricerca, fare in modo che i famosi cervelli italiani non vadano all'estero e tante altre cose. Grazie.
Ringraziamo Robert Hassan. Ora passiamo a un format un po' diverso rispetto alle conferenze, ai programmi di formazione. Passiamo ai bootcamp e ce ne parla più nel dettaglio Francesco Luciani, Product Manager Deep Cyber Security Bootcamp del Talent Gardener. Sì, buon pomeriggio a tutti. Grazie insomma dell'invito, è un piacere essere qua e parlare di questi temi, anche lasciarmi un po' affascinare dall'esperienza di chi è a fianco a me. Che dire, ho sentito parlare di consorzio, di community, di park, di essere uniti insieme, di condividere, ecco, Talent Garden, per chi non lo conoscesse, parte un po' da queste basi qua. Sono più di 10 anni che operiamo nell'ambito del co-working, quindi dell'integrazione fra anche realtà grandi come A2A, che tra l'altro mi ha dato la possibilità, Talent Garden, di conoscere Alessandro per grossi programmi di formazione che facciamo, upskilling e reskilling con appunto aziende di quelle dimensioni. Ma a latere di questo c'è anche tutta l'attività poi che da anni portiamo avanti con studenti che vogliono formarsi, entrare in settori nuovi. Ecco, questa esperienza con oltre 3.000 studenti formati ci ha portato poi a valutare insieme a tante delle realtà, delle aziende che da anni si affidano a noi, la possibilità di entrare anche nella formazione ambito cyber. Chiaramente con tutti i se e i ma e anche i timori, giustamente, che ci possono essere nel tirar fuori un programma. Da 2 anni ci stiamo lavorando, i primi 6 mesi sono stati semplicemente di ascolto, di analisi, di richiesta a queste grandi realtà, ai CISO delle principali realtà italiane, agli head of tech o a chi fa HR e quindi avrà in questi mesi, ma nei prossimi anni ancora di più, necessità di assumere 10, 20, 50 figure all'anno nel settore, non per forza tutte tecniche. Quindi diceva benissimo l'avvocato Mele, parlare di cyber non è per forza parlare di ingegneri. Meno male che ci sono gli ingegneri, dovremmo arrivare ad avere però avvocati formati lato cyber in maniera consistente, in maniera completa, in maniera consapevole. Ecco, noi quello è stato per esempio il primo target che abbiamo voluto attaccare, avendo chiaro quello che poteva essere l'output desiderato dalle aziende. Ecco, ci sono chiaramente degli aspetti di crescita, c'è un percorso molto pratico che si basa sull'utilizzo degli applicativi principali, un'ottica di reverse learning, perché poi quando parliamo di tematiche tecniche, teoria, in un periodo tra l'altro molto breve e intensivo come quello che può essere quello di un bootcamp, ti lascia magari a secco senza troppa materia che ti rimane in testa, mentre l'utilizzo degli applicativi, anche senza la possibilità di fallire, rifare, che magari un ingegnere ha per 5 anni durante il periodo universitario, ti porta comunque a un livello importante, ibrido sicuramente, quindi se vogliamo formare penetration tester probabilmente non è assolutamente questo il modo più opportuno, a meno che dietro non ci sia già una passione che venga magari da anni di esperienza da autodidatta, oppure appunto abbiamo bisogno di chi venda la security e lo faccia in maniera consapevole, abbiamo bisogno di chi abbia a cura la strategia di un progetto security e lo faccia con delle competenze soft però pronunciate. Quello può essere magari un professionista che a 30 anni decide di buttarsi nel settore cyber security e ha bisogno di farlo con una conoscenza quantomeno a 360 gradi di dove sta entrando a lavorare, a mettere le mani. Ecco, questo è quello che riusciamo a fare con il nostro bootcamp. Abbiamo parlato di community, di democraticizzazione anche un po', di quanto la security ci aiuti un po' a mantenere questa democrazia. Io credo che sono d'accordissimo sul punto che non debba essere esclusivo, cioè il mondo cyber security debba quanto più essere inclusivo, aperto al confronto,
più siamo meglio è, perché comunque le risorse sono poche, perché le risorse umane soprattutto sono poche, abbiamo bisogno di riconvertirle, abbiamo bisogno di farlo con qualità. Ecco, grazie. Grazie mille. Passiamo ora all'ultimo evento del panel della giornata di oggi. E partiamo con l'ultimo delle start-up, con Diego Padovan, CEO di Sailoc, a cui chiedo purtroppo di essere breve perché siamo ormai alla chiusura. E quindi niente, grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie mille per avermi invitato, per aver pensato a Sailoc. Sarò brevissimo, anche perché noi siamo abituati abbastanza ad essere brevi, visto che ci chiedono in 90 secondi di essere abbastanza convincenti da raccogliere diverse centinaia di mila euro, quindi ci proviamo ogni giorno, quindi sarò molto breve nell'intervento. Sailoc nasce con l'idea di essere il complemento a uno a quello che oggi è la mancanza di formazione, di preparazione delle aziende in ambito cyber security. Noi vogliamo essere quello che oggi abbiamo definito un ethical hacker virtuale, perché abbiamo introdotto nel nostro strumento innovativo tecnologie e competenze per effettuare vulnerability assessment e penetration testing in maniera automatizzata, ma non solo, anche arrivare a testare il fattore umano. Questo perché, appunto, dicevo, il complemento a uno, perché quello che manca è la competenza nell'azienda di poter svolgere questo difficile ruolo, che è quello di cercare con curiosità, che è il fattore comune tra i penetration tester, quello che è il punto di vulnerabilità dell'azienda. Per fare questa attività è molto complesso impararla a scuola, impararla in azienda, ed il ruolo fondamentale degli enti, delle associazioni e dei gruppi di condivisione è essenziale per trovare anche una rispondenza sul mercato da parte di chi utilizza per esempio tool come il nostro. In azienda mancano le competenze, perché è una competenza veramente difficile da comprendere a scuola, è una competenza che, per esempio come la mia, è nata affiancando un vero ethical hacker, una persona di più di 50 anni che da oltre 15 anni lavora come ethical hacker e sa e pensa come ethical hacker, perché essere ethical hacker, lo dico un po' anche guardandolo con ammirazione, è una figura che ha come fattor comune appunto la curiosità, è una persona che smonta gli oggetti per cercare di capire come funzionano, per poi aiutare le persone ad aggiustare e a sistemare quali sono i problemi che potrebbero avere questi oggetti, che in ambito poi di produzione funzionano veramente in maniera diversa rispetto a quando sono stati progettati e rilasciati dai produttori, ecco, diciamo così. Quindi noi cerchiamo di aiutarli in questo senso. Ovviamente non siamo una società no profit, quindi cerchiamo di raggiungere, anche con il programma, vi dicevo, di anti-phishing che abbiamo ideato, di portare le aziende ad avere anche una consapevolezza, un training on the job rispetto a degli attacchi fatti, come dire, in ambienti alla fine contenuti e quindi non pericolosi. Insomma, se si cade nel phishing, alla fine poi si fa il processo di formazione. Però ecco, oggi vi ringrazio ancora di essere stato invitato, di potervi aver raccontato in quattro parole cos'è Sailoc. Dategli un'occhiata, perché non ci crederete, ma abbiamo progettato un oggetto che è estremamente complesso nel back-end, però richiede da parte dell'utilizzatore una sola informazione, indirizzo web o IP. E vi assicuro che nella maggior parte delle PMI ci chiedono come inserire quel campo. E quindi io non sapevo come renderla più semplice di così, ma evidentemente manca anche questo pezzo. Quindi benvenga assolutamente tutta questa attività. Grazie ancora a tutti quanti. Grazie mille. Prima di passare ai saluti finali, e un po' come le startup precedenti, chiamo qua Padovan per il premio. E chi meglio di un hacker etico reale può premiare un progetto di un hacker etico virtuale? Quindi faccio da consegnare il premio a Gianluca.
Grazie mille, ringrazio tutti gli speaker dell'ultimo panel, e grazie ancora. E passiamo ora ai saluti e alle conclusioni finali, immagino che venga il Presidente sul palco. Grazie mille a tutti. Allora, prima di concludere, vediamo un videomessaggio del Presidente della Società Italiana di Intelligence, Professor Mario Caligiuri. Cyber, e perché ogni fenomeno va in... Buona giornata, prima di tutto ringrazio per essere stato coinvolto in questa manifestazione così prestigiosa. Il mio contributo consiste in una contestualizzazione del tema del cyber. E perché ogni fenomeno va inquadrato nella sua vera natura, che è quella culturale. E la cultura sta subendo una trasformazione profonda. Da conoscenza del passato oggi si sta qualificando invece come capacità di prevedere l'avvenire. E il passato è direttamente collegato con il futuro. E quindi oggi stiamo assistendo a grandi trasformazioni. Quella della cultura così come quella del potere. Oggi il potere è più facile conquistarlo, ma è ancora più facile perderlo ed è ancora più difficile mantenerlo. I cicli storici della politica italiana confermano questa tendenza. Il potere è collegato con l'egemonia e per utilizzare una categoria gramsciana oggi potremmo dire che l'egemonia culturale è dettata, determinata dalla rete. E oggi la rete, infatti, è lo strumento economico, politico, comunicativo, informativo, educativo prevalente. Anche educativo, perché le persone, soprattutto le giovani generazioni, stanno per più tempo concentrate sul display del computer o del telefonino, e che piuttosto che nel dialogo con i propri genitori e con i propri insegnanti. Quindi chi forma di più? Oggi viviamo contemporaneamente in più mondi, nel mondo fisico, quello virtuale e quello ibridato, e c'è una integrazione profonda tra mondo virtuale e mondo fisico, e per cui diventa sostanzialmente indistinguibile. Noi oggi non abbiamo le categorie culturali, non abbiamo i concetti mentali, non abbiamo le parole per descrivere quello che noi abbiamo davanti. Quando dobbiamo, per esempio, regolare il virtuale, noi utilizziamo categorie culturali del mondo fisico, quindi non comprendiamo realmente quello che abbiamo davanti. Arjun Appadurai è un antropologo indiano che insegna negli Stati Uniti d'America e ha coniato il concetto di cedimento linguistico. E lui dice, noi non abbiamo la possibilità di descrivere quello che abbiamo davanti e per cui c'è bisogno di un grande sforzo di comprensione della realtà. Contemporaneamente assistiamo a un'altra tendenza, il concetto di sicurezza, che è una caratteristica della contemporaneità. Oggi il concetto di sicurezza si è esteso. Non è solo sicurezza fisica,
ma è sicurezza ambientale, alimentare, informatica, sanitaria. E tutto diventa fluido nel web ed è indistinguibile il legale dall'illegale, così come il vero dal falso. Noi umani siamo soliti a dare credito a ciò che vediamo e con il deepfake vediamo che è messa a discussione la nostra percezione della realtà. In Italia, così come in Europa, ci stiamo occupando di sicurezza informatica da poco, da una decina d'anni, e il ritardo europeo è considerevole. Noi siamo a rimorchio sostanzialmente dell'Europa e della Cina, il 5G da una parte e quello che ha svelato Snowden dall'altra. In questo quadro abbiamo visto che in Italia è stato assegnato un ruolo molto importante all'intelligence, al DIS all'inizio. Adesso è stata creata opportunamente l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che ha dei compiti veramente importanti. Oggi la cybersicurezza è il tema dei temi, è quello centrale ed è collegato con l'occupazione, è collegato con la formazione di operatori ed è collegato con i cittadini, con l'educazione alla sicurezza. Per quanto riguarda gli operatori, vediamo che tanti giovani, brillanti e laureati italiani lavorano all'estero, ma con ChatGPT e vediamo che tutte le cose stanno cambiando e probabilmente da un eccesso di mancanza di operatori sulla sicurezza informatica potremmo addirittura arrivare a un eccesso di operatori che si occupano di informatica e di intelligente di ingegneria informatica, e il futuro è aperto, può andare in qualunque direzione e non è facile prevedere gli esiti. Per quanto riguarda l'educazione alla sicurezza, dal mio punto di vista dovrebbe essere una materia di base da insegnare nelle scuole elementari, insieme alla matematica, alla grammatica, e in modo tale da fare comprendere alle persone la realtà, perché oggi noi viviamo nella società della disinformazione, dove la realtà sta da una parte e la percezione pubblica della realtà esattamente dall'altra. Edgar Morin ipotizzava i 7 saperi necessari all'educazione del futuro, tra questi fondamentale l'educazione all'incertezza, che è più centrale che mai. Perché oggi assistiamo a uno scontro di intelligenze, l'intelligenza umana da un lato e l'intelligenza artificiale dall'altro, e gli esiti sono assolutamente imprevedibili. La sfida definitiva è quella del controllo della mente e al di là di questa non si può andare. Ci sono gli algoritmi definitivi che potrebbero programmarsi senza l'aiuto umano. E quindi intelligenza artificiale e intelligenza umana saranno ancora per molto due cose distinte. Utilizziamo una metafora di Wisława Szymborska, premio Nobel per la letteratura del 1996. Siamo diversi come due gocce d'acqua. Tanti auguri per la manifestazione. Ringraziamo il professor Caligiuri e chiamo sul palco il presidente dell'ANGI, Gabriele Ferreri, per chiudere questo evento. Grazie mille Sebastiano, ringrazio tutti, siamo arrivati alla conclusione. Voglio ringraziare tutti coloro che sono intervenuti oggi per questa importante iniziativa che appunto ha evidenziato importanti temi sul tema della cybersicurezza, anche con l'ultimo intervento del videomessaggio del Presidente della Società di Intelligence. Ringrazio davvero tutti quelli che hanno reso possibile questa iniziativa, in particolar modo tutta la squadra, quindi ancora ribadendo il ringraziamento a Marco, Roberto, Pietro, Sebastiano, Carmelo e tutti quelli di questa straordinaria rete di giovani innovatori italiani. Ci rivediamo ovviamente nelle prossime attività, a partire già dal mese di maggio, e soprattutto
soprattutto un ulteriore importante passo in avanti su quella che è la rete dell'innovazione e della cybersicurezza che stiamo portando avanti all'interno di questa importante iniziativa. Di nuovo grazie, spero di non essermi dimenticato nessuno e davvero un caro saluto a tutti e buon proseguimento. Applausi.